Buongiorno, apriamo la seduta e passo la parola immediatamente al direttore per l'appello. Grazie. Grazie. Lozzi. All'avviso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Guido. Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, quattordici presenti, di cui uno giustificato, il consigliere Pompei Luigi. Passo alla nomina degli scrutatori. Gli odierni sono Attilio Giannone, la consigliera Tripputi Angela e il consigliere Antonello Ciancio. Grazie. Apriamo i lavori. Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo la proposta di deliberazione. Ah, mi scusi, no, di interrogazioni, scusami. Dov'è? Ecco qua. Abbiamo l'interrogazione. Penso che prima è Vitrotti. L'interrogazione a risposta urgente e immediata della consigliera Flavia Cercuoni. Però non è presente, non la vedo in aula, quindi passiamo all'interrogazione della consigliera Vitrotti, che ha per oggetto presenza topi presso asilo nido, il Melograno, sito in via del Quadrato. Via del? Scusi. Del Quadrato, ho detto bene. Prego, consigliera. Grazie Presidente, Assessore, colleghi consiglieri. Intanto ringrazio l'Assessore per essere in aula e rispondere con urgenza a questa interrogazione, perché appunto nella giornata di lunedì so che sono pervenute le segnalazioni, ma la preoccupazione di alcuni genitori che portano i propri figli nella struttura, nell'asilo nido che si trova il Melograno, che è appunto in via del Quadraro, gli è stato comunicato che sono stati trovati degli escrementi di topo. Sono partite tutte le lettere alle strutture preposte, quindi a lei, al municipio, al dipartimento, e è stato fatto un primo, diciamo, intervento con tanto di sopralluogo, e devo dire che la struttura ha risposto come ha potuto, quindi al momento sono state messe, diciamo, delle trappole per topo, però diciamo, nella giornata successiva sono stati trovati nuovamente degli escrementi, e comunque la struttura resta aperta, quindi i genitori ovviamente continuano ad usufruire del servizio, ma ovviamente rimane a loro la preoccupazione perché, e questa è stata la domanda che ho avuto la necessità di porre,
non sono per niente certi che gli ambienti dei bambini, in particolare la stanza del sonno e l'area giochi, che sono quelle state interessate, sembrerebbe che non ci sia stato nulla nella parte della mensa, però nelle due stanze principali appunto non è stato fatto un lavoro di sanitarizzazione. È ovvio che ci sono stanze del sonno, quindi ci sono materassi. I genitori hanno tolto tutto quello che potevano togliere, che riguardasse appunto i bambini, quindi dai pannolini fino alle tovagliette, insomma tutto quello che hanno creduto fosse stato contaminato. La domanda è questa: è prevista, oltre a una derattizzazione efficace, anche una sanitarizzazione degli ambienti? E questo aiuterebbe, diciamo, insomma, i fruitori del servizio ovviamente a mandare i propri figli negli ambienti igienizzati e curati, e quindi molto più tranquilli di evitare dei contagi pericolosi per i più piccoli. Grazie. Prego, Assessore De Santis, grazie. Allora, buongiorno. Dunque, la presenza degli escrementi di topo che è stata rinvenuta la mattina di lunedì 29 gennaio riguardava per l'appunto l'ambiente del dormitorio dei bambini medi. Immediatamente sia la POSES che il personale educativo e i multiservizi e OSES comunali hanno attuato tutte le procedure che erano necessarie in questi casi. L'ambiente ovviamente non è stato utilizzato, tutto ciò che non poteva essere sanificato è stato eliminato, tutti i lenzuolini che tra l'altro vengono tolti il venerdì pomeriggio e rimessi nuovi puliti il lunedì mattina, tutto ciò che poteva essere stato contaminato, perché in realtà sono stati rinvenuti soltanto appunto questa presenza di escrementi, è stato restituito dal personale scolastico alle famiglie e sono state immediatamente comunque avvisate anche le famiglie della presenza di questi escrementi localizzati in questo ambiente. Sono state attuate tutte le procedure perché noi abbiamo come municipio un appalto interno, quindi la ditta è stata mandata immediatamente dall'ufficio municipale, quindi tempestivamente è avvenuta la derattizzazione e tempestivamente sono avvenute anche le procedure previste post derattizzazione mediante sanificazione. Io personalmente mi sono recata proprio all'asilo per verificare le condizioni della struttura, ma semplicemente, come dire, per il controllo che il cittadino farebbe in questo caso, perché in realtà tutte le procedure vengono gestite dal personale qualificato, sia amministrativo nostro del municipio che la ditta esterna che è tecnica preposta a tutto ciò. Ho chiesto, visto che c'è stata questa richiesta, ma comunque qualunque consigliere per l'appunto rivolgendosi all'ufficio avrebbe avuto la stessa relazione, ho chiesto alla dirigente dell'area socioeducativa una relazione sull'accaduto, per cui vi leggo la relazione che mi è stata inviata. Si rappresenta che il direttore della direzione socioeducativa, dottoressa Rita Pelosi, con nota protocollo C226768 del 31/01/2018, ha comunicato a questo assessorato che sono state eseguite tutte le procedure relative alle richieste di derattizzazione pervenute all'ufficio coordinamento dei percorsi educativi 06 circa l'asilo nido Il Melograno, allegando tutta la documentazione relativa. Nello specifico, lunedì 29 gennaio la POSES Gioia Casalino ha scritto un'email indirizzata all'ufficio coordinamento di segnalazione della presenza di escrementi di topo nel dormitorio della sezione medi del nido Il Melograno, chiedendo una derattizzazione interna con la massima urgenza. Lo stesso 29 gennaio l'ufficio coordinamento ha inviato email alla ditta Liasa richiedendo l'intervento di derattizzazione. Sempre il 29 gennaio la POSES Casalino ha inviato ulteriori email chiedendo anche la derattizzazione esterna per il rinvenimento di tracce di animali anche negli ambienti esterni, che tra l'altro in questo momento non sono comunque utilizzati. Il 29 gennaio stesso la ditta Liasa ha eseguito la derattizzazione sia interna sia esterna con idonei prodotti presso il nido Il Melograno, installato numero 5 rat box collanti, avendo rilevato vari punti di accesso da sotto le porte che danno sul giardino, ovvero gli spessori, perché si tratta di topolini di campagna, quelli più piccolini, che riescono quindi ad infilarsi
molto facilmente anche nei piccoli spessori. Il 30 gennaio l'ufficio coordinamento 06 scrive ulteriore email alla ditta Liasa inoltrando la seconda richiesta fatta dalla POSES il giorno precedente, quella cioè che richiedeva anche la derattizzazione esterna, ma in realtà la richiesta era già stata evasa dalla ditta stessa, come ho letto prima, avendo la ditta, anche se ancora non in possesso di richiesta ufficiale, provveduto alla derattizzazione sia interna sia esterna del nido. Il 30 gennaio la ditta Liasa ha effettuato un controllo installando anche altre due trappole collanti nell'interno e un rat box all'esterno, consigliando una pulizia del giardino e del locale caldaia, cosa che per l'appunto si sta effettuando. Il 31 gennaio, con nota protocollo eccetera, la POSES Gioia Casalino ha inviato una relazione sull'avvenuta derattizzazione in cui si specifica quanto già esposto, nonché il lavoro delle educatrici, del personale OSES comunale e della multiservizi nel pulire approfonditamente sia gli ambienti sia gli arredi, giochi e materiali del nido che sono stati sanificati utilizzando il prodotto Saniquat Casa, specifico per la disinfezione e ipoclorito di sodio. Ovviamente tutti gli oggetti e materiali che non potevano essere disinfettati o lavati sono stati gettati, questo l'ho constatato personalmente. Nella nota è anche specificato che la funzionaria del monitoraggio interno del municipio, Susanna Labbato, ha effettuato nella mattinata del 31 gennaio stesso un accurato sopralluogo trovando lo stato dei luoghi debitamente sanificati. Al termine della relazione è specificato che non sono state rinvenute tracce di topi e quindi la POSES ritiene che il servizio sia di nuovo idoneo ad accogliere i piccoli utenti e il personale in sicurezza anche negli ambienti, cioè il dormitorio dei medi e gli esterni che erano stati interdetti. Le seconde tracce di escrementi che erano state rinvenute, la ditta ha specificato che erano sempre le stesse, cioè non erano nuovi ingressi che erano stati effettuati. La presenza di topi in determinati ambienti scolastici e non solo scolastici purtroppo è una presenza nota e si cerca di intervenire utilizzando tutti i protocolli che sono ovviamente previsti. A tal proposito rilevo che come municipio ci siamo resi promotori a seguito di un evento precedente per il quale ho anche risposto in aula, che non riguardava nello specifico i topi ma riguardava le presunte zecche nella scuola, nell'istituto comprensivo di via Messina. Abbiamo chiesto che ci fosse un tavolo di lavoro formato da tutti quanti i rappresentanti di tutti quanti gli enti e organismi che sono coinvolti nelle disinfestazioni, nelle derattizzazioni e nelle disinfezioni. A quel tavolo hanno partecipato infatti il personale nostro municipale, il Dipartimento di Tutela Ambientale, l'Assessorato Ambiente, Papidolino, ha partecipato l'ASL che con il Servizio di Ispezione e Sanità Pubblica è sempre coinvolta in queste cose e è stato avviato un protocollo generale per allineare tutte quante le procedure. A seguito di questo è stata proprio inoltrata una specifica richiesta con una memoria di giunta nostra affinché il nostro Dipartimento di Tutela Ambientale Capitolino prenda la regia di queste linee guida e proprio di recente il direttore del SISP dell'ASL Roma 2 mi ha comunicato che stanno procedendo ad inoltrare delle linee guida relative proprio ad alcuni tipi di disinfestazione. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliera. Grazie Assessore. Io non sono soddisfatta perché oltre ad avermi letto quello che per fortuna avete fatto, ognuno per la vostra propria competenza, in realtà restano delle perplessità. Intanto i genitori chiedono che tutta questa procedura sia certificata in un qualche modo. E quindi magari tramite rappresentanti dei genitori, non so se nel vostro protocollo generale l'avete inserita come figura possibile, però devono essere informati di queste cose perché così possono dare la giusta tranquillità a tutti quegli altri genitori che sottopongono appunto quanto detto. In più tutto questo avviene quando la struttura rimane aperta. Cioè, come ha ben detto lei, una situazione analoga con una disinfestazione fatta male ha prodotto un'intossicazione di alcuni studenti nell'istituto comprensivo di via Messina e quindi voi esattamente con la stessa procedura avete lasciato la struttura aperta avendo fatto una derattizzazione
I materassi non sono stati sanificati, perché per sanificare dei materassi bisogna avere minimo 48 ore, la struttura dovrebbe essere chiusa 48 ore per poter poi riaccedere e evitare appunto contagi pure con materiale chimico possibile, no? Perché sennò ci ritroviamo nella stessa situazione in cui ci siamo trovati qualche mese fa, con la struttura che poi è rimasta chiusa per diversi giorni e con 11 persone che sono dovute finire al pronto soccorso perché intossicate. Quindi io mi auguro che tutta questo vostro lavoro con un tavolo di lavoro, i protocolli generali, le ASL, non si capisce perché non vi è venuto in mente di chiudere la struttura, di metterla completamente adeguata sanificazione e quindi poi riaprire dando la tranquillità possibile a tutti gli utenti. Mi dispiace perché il lavoro è stato fatto, però sembra quasi che sia stato fatto a metà. Quindi a tutte quelle persone che mi chiedono se e che cosa ha fatto il municipio, io dirò che ha fatto un sacco di incontri, che è stato fatto tutto, che però alla fine se ci sono delle trappole per topi lì, ma vi rendete conto in un asilo nido che cosa vuol dire lasciare trappole per topi? Possono arrivare ovunque i piccoli, cioè c'è un pressappochismo imbarazzante. Se poi vi piace giocare con la poca tranquillità dei genitori, creare ulteriori problemi rispetto a quello che già c'ha, in particolare questa struttura che lei conosce bene perché gli sono stati sottoposti, ma sarà oggetto evidentemente di altre nostre interrogazioni, purtroppo non potremo dare quella tranquillità che invece ci saremmo aspettati dalla sua risposta. Grazie comunque. Grazie. Allora, considerata l'assenza in aula, scusatemi, della consigliera Cerconi, firmataria appunto dell'interrogazione numero 1 avente ad oggetto crollo del soffitto della mensa del plesso scolastico Alessandro Manzoni, passo al punto seguente, ossia il numero 1, proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi elettivi del centro sociale anziani di Quarto Miglio. Relatore? Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta di deliberazione di iniziativa degli uffici, con allegati parere favorevole dell'area socio-educativa in ordine alla regolarità tecnica e attestazione di coerenza con i documenti di programmazione dell'amministrazione del direttore del municipio, espressi in data 19 gennaio 2018, è stata trasmessa ai consiglieri in data 22 gennaio 2018, calendarizzata e discussa con espressione di parere favorevole all'unanimità dei presenti nella seduta di Commissione Politiche Sociali del 26 gennaio 2018 da me presieduta. In commissione, tenutasi in seduta pubblica, erano presenti tra gli altri il coordinatore municipale dei centri sociali anziani, il collegio di garanzia municipale e per gli uffici dell'area socioeducativa il responsabile centri e soggiorni anziani municipale e alcuni iscritti al centro stesso. Durante la seduta non sono state sollevate dai presenti obiezioni in merito alla proposta di delibera. Procederei quindi alla lettura dell'atto. Con oggetto nomina degli organi elettivi del centro sociale anziani Quarto Miglio. Premesso che in data 13 dicembre 2010, con deliberazione di Roma Capitale 28, è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri anziani, che con deliberazione 43 del 7 novembre 2017 è stato approvato il calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi di gestione dei centri anziani del municipio Roma 7, che la data delle operazioni di voto per il CSA Quarto Miglio è stata definita per il 9 gennaio 2018, che in base all'articolo 15 del regolamento sono state raccolte le candidature come da verbale CI 252026, che in data 9 gennaio 2018 sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto nel CSA Quarto Miglio come da verbale protocollo CI 6250, parere tecnico dell'ufficio proponente, visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, firmato dal direttore dell'area socioeducativa, dottoressa Pelosi, parere della Ragioneria Generale favorevole in ordine alla regolarità contabile e, come dicevamo prima, sottoscritto dal direttore del municipio. Premesso che risultano iscritti al centro anziani numero 243 che hanno votato nella giornata del 9 gennaio
numero 153 anziani, che per il presidente le schede valide sono state 148, le bianche 5 e le nulle 0, che per i componenti del comitato di gestione le schede valide sono state 145, bianche 0 e le nulle 8, che risultano votati. Presidente, al primo posto il signor Camillo Roberto con voti 110, al secondo il signor De Negri Giampiero con voti 38, componenti del comitato di gestione, al primo posto Camillo Roberto voti 30, secondo Campagnani Franco voti... c'è un, diciamo, un ordine non corretto rispetto al numero dei voti assegnati, ma l'ordine è, il primo ordine nella parte delle premesse è in ordine alfabetico, diciamo. Quindi correggo quanto appena detto, quindi diciamo componenti del comitato di gestione in ordine alfabetico: signor Camillo Roberto voti 30, Campagnani Franco voti 1, De Negri Giampiero voti 23, Gatta Sandro voti 3, Jacobelli Ornella voti 6, Ripani Giancarlo voti 4, Sebastianelli Natale voti 21, Semeraro Gabriella voti 33, Serventi Ildebrando voti 9, Tatarella Dario voti 5, Viola Maria Gabriella voti 10. Che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento la composizione degli organi elettivi del centro è pari a numero 7 componenti, compresi il presidente, che ai sensi dell'articolo 15 del regolamento il signor Camillo Roberto opta per l'incarico a presidente, che pertanto la composizione degli organi elettivi risulta come di seguito elencate. Presidente Camillo Roberto voti 110, componenti del comitato di gestione Semeraro Gabriella voti 33, De Negri Giampiero voti 23, Sebastianelli Natale voti 21, Viola Maria Gabriella voti 10, Serventi Ildebrando voti 9, Jacobelli Ornella voti 6. I signori Tatarella Dario voti 5, Ripani Giancarlo voti 4, Gatta Sandro voti 3, Campagnani Franco voti 1, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale riunitasi nella seduta del 26 gennaio 2018, atteso che in data 19 gennaio 2018 il dirigente della Direzione Socioeducativa del Municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUA approvato con decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Firmata dal direttore della Direzione Socioeducativa, dottoressa Pelosi, atteso che in data 19 gennaio 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Firmato il direttore dottor Menichini. Vista la deliberazione di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Quarto Miglio. Quindi Presidente Camillo Roberto voti 110, componente del Comitato di Gestione Semeraro Gabriella voti 33, De Negri Giampiero 23, Sebastianelli Natale 21, Viola Maria Gabriella voti 10, Serventi Ildebrando voti 9, Jacobelli Ornella voti 6, i signori Tatarella Dario voti 5, Ripani Giancarlo voti 4, Gatta Sandro voti 3, Campagnani Franco voti 1, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie. Grazie. Interventi? Prego, consigliere. Io intervento soltanto per fare gli auguri al Presidente e al Comitato di Gestione. Auguri di buon lavoro. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La proposta si intende approvata con 20 voti favorevoli e nessun voto contrario e nessun astenuto. Grazie. Sì, votiamo per la... Allora, votiamo per l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Morena. Relatore, prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta di deliberazione è stata discussa nella stessa seduta di quella precedente relativa al centro anziani di Quarto Miglio, quindi come sopra sono stati invitati il Collegio di Garanzia Municipale, il coordinamento dei centri sociali anziani, gli uffici e il responsabile centro soggiorni anziani municipale, e hanno partecipato alla seduta alcuni iscritti al centro. Anche in questo caso durante la seduta non sono state sollevate dai presenti obiezioni in merito alla proposta di delibera. Quindi procederei con la lettura dell'atto, andrei avanti rispetto alle premesse che citano gli articoli, che sono identici a quelli citati nella delibera precedente, quindi andrei a discutere quelli che sono invece i dettagli specifici di questa proposta di deliberazione. Quindi all'interno delle premesse, in data 16 gennaio sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto nel CSA Morena come da verbale protocollo CI10416. La proposta di deliberazione ha ottenuto parere favorevole da tutti gli uffici, quindi il direttore dell'area socioeducativa, il direttore del municipio e il direttore della ragioneria. Risultano iscritti al centro anziani numero 409 che hanno votato nella giornata del 16 gennaio 2018, numero 205 anziani. Che per il Presidente le schede valide sono state 201, le bianche 1 e le nulle 3. Per i componenti del Comitato di Gestione le schede valide sono state 196, le bianche 5 e le schede nulle 4. Risultano votati Presidente il signor Colantoni Pietro con voti 173 e il signor Marra Nicola con voti 28. Componenti del Comitato di Gestione, in ordine alfabetico, il signor Amore Gianni, voti 44, Belardinelli Sergio 13, Brizzi Graziano 22, Santia Filippa 53, Marra Nicola 27, Lopesi Gaetana 16, Penserini Rossana 21. Che sensi dell'articolo 14 del regolamento, la composizione degli organi elettivi del centro è pari a 7 componenti, compreso il Presidente, che pertanto la composizione degli organi elettivi risulta come di seguito elencata: Presidente il signor Colantoni Pietro con voti 173, componenti del Comitato di Gestione Santia Filippa voti 53, Amore Gianni voti 44, Mara Nicola 27, Brizzi Graziano 22, Penserini Rossana 21, Nopesi Gaetana 16, il signor Belardinelli Sergio voti 13 in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimane in graduatoria per eventuali surroghe. Visto il parere favorevole della Commissione consigliare permanente, riunitasi nella seduta del 26 gennaio 2018, atteso che in data 19 gennaio il dirigente della direzione socioeducativa del Municipio 7 ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, atteso che in data 19 gennaio 2018 il direttore del Municipio ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, vista la delibera di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Morena. Presidente, signor Colantoni Pietro, voti 173, componenti del Comitato di Gestione, i signori Santia Filippa, voti 53, Amore Gianni, 44, Marra Nicola, 27, Brizzi Graziano, 22, Penserini Rossana, 21, Nopesi Gaetana, voti 16. Il signor Belardinelli Sergio, voti 13, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimane in graduatoria per eventuali surroghe. Colgo anch'io l'occasione per fare i miei migliori auguri ai nuovi eletti di entrambi i centri sociali anziani, sperando insomma che la gestione avvenga nella massima serenità e nel rispetto dei regolamenti attualmente vigenti. Grazie. Ci sono interventi, consigliere Totti? Anche io innovo anche a loro gli auguri che ho fatto in precedenza per il centro anziani
di Quarto Miglio. Anch'io sono un iscritto al centro, non a quello, a un altro centro del municipio, e perciò sento particolarmente vicini gli amici che sono stati oggi votati. Ecco, un apprezzamento particolare, a parte tutto il comitato di gestione, al Presidente, che è stato riconfermato con 173 voti, ha avuto momenti difficili il centro, una parte del centro è stata chiusa per parecchio tempo, viva Dio, è stato tutto quanto sistemato, e perciò tanti auguri di buon lavoro. Altri interventi? Non ce ne sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi sono i tre scrutatori? Ok. Perfetto. Allora, se ci sono dichiarazioni di voto, non ci sono. Allora, Ciancio è uscito, quindi dall'aula. Nomino un altro scrutatore, perché il consigliere Ciancio, che è scrutatore, è uscito dall'aula, quindi nomino il consigliere Toti per oggi. E se non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? 19 senza Ciancio. Contrari? Allora, non ci sono astenuti, vedo, quindi si può ritenere, sì, con 20 voti favorevoli, quindi all'unanimità, e serve l'immediata eseguibilità, quindi votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Bene, tutti favorevoli, quindi concessa, e intanto diciamo buon lavoro al Presidente. Bene, allora andiamo al punto 3, che è la mozione a firma dei consiglieri Candigliota, Tripputi, Principato, Rinaldi, Lazzazzera, Zitoli, Carlone, Ciancio, Vitrotti, Cerconi, Ariano, De Chiara, Gugliotte, Guido, Toti, Tosatti, Biondo, Lazzari, Giuliano, Giannone, Alabiso e Pompei, avente ad oggetto proposta di avvio di un progetto pilota a sostegno della disabilità basato sull'utilizzo di un dispositivo, il Tommy 2.0, realizzato per garantire la tutela dei posti auto riservati alla sosta di persone con disabilità assegnati con concessione. Chi illustra? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La mozione oggetto di discussione nasce dall'iniziativa dei consiglieri del Movimento 5 Stelle di questo municipio. Il tema della disabilità è stato affrontato fin da subito all'interno della Commissione Politiche Sociali, cercando la massima condivisione con tutte le forze politiche, perché crediamo davvero che alcuni argomenti non possano e non debbano avere alcun colore politico. Per spiegare anche ai cittadini quanto è avvenuto, vorrei con parole semplici rappresentare i passaggi. Il documento di oggi è una mozione. Di norma, per regolamento, una mozione viene sottoscritta dai proponenti, che provvedono a depositarla presso l'ufficio consiglio, che poi ne calendarizza, come oggi, la discussione e la votazione nella prima seduta utile. Quindi, diciamo, non è richiesto un passaggio, a differenza di alcuni altri atti, all'interno delle commissioni consiliari permanenti per l'espressione di un parere. Ciononostante, il nostro gruppo ha deciso di elaborare quest'atto, ma prima di depositarlo abbiamo voluto presentarlo comunque in commissione, cercando la disponibilità delle opposizioni. E la risposta, devo dire, è stata sorprendente. Quest'atto infatti è stato firmato da 23 consiglieri su 24, l'unica firma che manca è di un consigliere che in quel momento era assente, diciamo, quindi altrimenti sarebbe stata firmata da tutti e 24 i consiglieri.
Quindi c'è massima soddisfazione da parte nostra quando si tratta di questi temi, la condivisione e la forza che un atto può avere nei confronti della Giunta, essendo stato sottoscritto da tutte le forze politiche, per noi risulta importante. Gradirei andare a leggere l'atto stesso per capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando. Quindi, la proposta è di avvio di un progetto pilota a sostegno della disabilità basata sull'utilizzo di un dispositivo Tommy 2.0 realizzato per garantire la tutela dei posti auto riservati alla sosta di persone con disabilità assegnati con concessione. Premesso che la mobilità è un diritto inalienabile tutelato dalla Costituzione italiana, che al titolo primo prevede quanto segue: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. La libertà di circolazione è sancita nella seconda parte della Costituzione europea, denominata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che al titolo quinto, articolo secondo, 105,1, recita quanto segue: ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Premesso che la peculiarità di una città come Roma Capitale richiede il massimo sforzo della filiera territoriale della mobilità per consentire ai cittadini di muoversi in modo responsabile e sostenibile, il sostegno alle persone con disabilità si realizza anche garantendo la tutela dei posti auto loro riservati ed assegnati con specifica concessione ai sensi della normativa vigente. Nei casi di occupazione abusiva dei parcheggi assegnati con concessione, l'evasione della richiesta di intervento da parte della Polizia Locale prevede dei tempi d'attesa. Il dispositivo nella sua ultima versione è stato approvato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La valenza sociale del progetto è stata riconosciuta anche dalla Federazione Internazionale dell'Automobile. Considerato che Tommy è un sistema realizzato per garantire la tutela dei posti auto riservati al parcheggio per i disabili assegnati con concessione, che a seguito della sperimentazione avvenuta in alcuni municipi di Roma Capitale, cito ad esempio il primo municipio o il quattordicesimo, è stato dimostrato che la sensibilizzazione acustica e il conseguente effetto gogna per i trasgressori hanno avuto più efficacia della semplice sanzione nello scongiurare l'occupazione impropria degli spazi riservati ai disabili. L'articolo 188 del Codice della Strada, avente ad oggetto circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, recita: al punto 1, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture nonché la segnaletica necessaria per consentire ed agevolare la mobilità di esse secondo quanto stabilito nel regolamento. Punto 2, i soggetti legittimati a usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. Punto 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio Roma 7 impegna la Presidente ad attivarsi al fine di avviare un progetto pilota sperimentale che consenta agli aventi diritto che ne faranno richiesta di fruire di un servizio di dissuasione all'occupazione degli stalli di sosta riservati a persone con disabilità mediante l'impiego di dispositivi specifici. Si allegano al presente atto, al punto 1, la relazione tecnica del sistema Salva Parcheggio Tommy versione 1.0 dell'11 settembre 2015 e il parere del Ministero dei Trasporti con protocollo numero 5707 del 2 novembre 2015. Concludo facendo il mio personale ringraziamento a tutti i consiglieri di opposizione che hanno deciso di sottoscrivere quest'atto per noi davvero importante. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, il collega ringrazia anche l'opposizione, ma non ha fatto i nomi e cognomi di tutti quelli che hanno firmato. Sarebbe stato... L'ha fatto lei? Vabbè, allora ok. E quindi diciamo che una battuta su questo argomento importante fa sempre bene la prima mattina, quindi siamo contenti di portare avanti questo argomento e questo strumento. Non rileggo tutto come ha fatto il consigliere, perché potrei pure io leggere degli interventi, non lo rileggo perché l'ha letto già molto bene, è stato molto bravo anche come tonalità, però
è una cosa importante. Io penso che possa essere quella, come si dice, quel passaggio che possa dare a chi ha bisogno o chi deve usufruire di parcheggi, appunto, per chi ha problemi ed è sfortunato, insomma, che ha problemi anche di mobilità, una certezza anche nell'avere, no, lo spazio adeguato e quindi anche, come si dice, garantito. È normale che una fase sperimentale, è normale che esista già questo strumento, è stato, mi dicono, migliorato, è stato, quindi la tecnologia ha portato avanti questo prodotto, però certo noi dobbiamo partire. Sono contento che da questo municipio ci sia stata questa sensibilità, come si dice, ringrazio la maggioranza, come ha fatto il Presidente della Commissione, che ha portato questa cosa, perché noi come opposizione non aspettavamo altro di dover dare il nostro contributo ed essere presenti e vicini a delle situazioni che sono giuste e sono indispensabili per chi ha, appunto, diritto di averle e di poterle usufruire. Come Fratelli d'Italia, quindi, già facciamo dichiarazione, siamo perfettamente d'accordo. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. In realtà tornerei sulla funzionalità di questo strumento, che diciamo non è una concessione a chi ha problemi di disabilità, anzi purtroppo si ricorre a questo strumento perché il livello di inciviltà è totalmente alto, che chi è assegnatario regolare, ma questo potrebbe essere, come abbiamo visto in commissione, anche un lavoro di controllo che si può fare preventivamente, si ritrova molte volte purtroppo con il posteggio a lui dedicato invece occupato da chiunque. Questo avviene, come ho avuto modo di dire in commissione, nei punti, diciamo, a più alto tasso di concentrazione e frequentazione, per esempio nelle strade limitrofe ai mercati rionali, dove si è soliti parcheggiare ovunque e, perché no, anche nel parcheggio dedicato diciamo, rilasciato con concessione a persone che, diciamo, hanno problemi di disabilità, e questo succede. Ricevo quotidianamente delle segnalazioni di questo tipo e purtroppo il singolo si deve, diciamo, mobilitare chiamando i vigili, multando, attaccandosi al clacson. Insomma, questo è quello che, diciamo, c'è quotidianamente. Si è da diversi anni a questa parte, in particolare nel primo municipio, mi pare abbiamo visto già dal 2014, provato a disincentivare questa pratica attraverso l'installazione di questo segnalatore, perché forse con la segnalazione acustica si rendono conto che quello non è il loro parcheggio e che non si può parcheggiare ovunque. Questo pare che abbia, diciamo, risolto alcuni problemi dove è stato installato. Appunto, intanto è stato fatto un controllo su chi aveva i permessi rilasciati e questo è stato fatto in collaborazione, mi pare, dicevamo, nel primo municipio con un protocollo che era una convenzione fatta con l'ACI, ma insomma, ora, diciamo, questo è il dettaglio. Ma in realtà poi si è proceduto alla sensibilizzazione di un'utenza disattenta, mettiamola così, e alla fine i fruitori di questo servizio si sono ovviamente visti garantito e tutelato almeno il parcheggio per una loro accessibilità più facile, più comoda, proprio perché appunto si trova in una situazione di difficoltà motoria. Quindi ringrazio la maggioranza perché ha dato la possibilità anche al Partito Democratico di poter dare la propria esprimere il proprio parere, perché diciamo, credo che su questo non ci si debba neanche stare troppo a soffermare sulle questioni che sono legate alle dinamiche di carattere politico. È
diciamo, sarebbe una buona pratica da poter adottare anche in questo municipio. Le richieste non mancheranno, perché poi, come le segnalazioni che riceviamo, poi probabilmente riusciremo, forse mi pare che nel primo municipio sono arrivati a 100, più di 100 installazioni, quindi evidente, 150 appunto, quindi evidente che cominciano a fare, diciamo, a essere utilizzati con positività. Poi tra l'altro parliamo anche di un sistema che è al passo con le nuove tecnologie, perché appunto dà la possibilità con delle SIM di poter essere, quindi al di là poi delle questioni più tecniche e tecnologiche, che quelle spettano appunto a chi ha il brevetto su questa roba, diciamo l'amministrazione la può adottare cercando di ripristinare all'interno, e dove purtroppo manca ancora, quella buona pratica e quella criterio di civiltà che dovrebbe invece già accompagnarci quotidianamente. Quindi diciamo il Partito Democratico su questo, anche diciamo aiutandoci con le esperienze che ci sono già state, ha detto già in commissione che nel caso ci fosse necessità di poter fare un confronto, di vedere la documentazione o il lavoro come è stato avviato nel primo municipio, diciamo ce ne faremo carico parlando con l'assessorato, insomma fare quello che è necessario, e quindi di continuare a dare il nostro contributo per un progetto che ovviamente merita di essere portato anche qui da noi. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Come Forza Italia più volte in municipio, in consiglio, abbiamo sollevato i temi riguardanti il rispetto dei disabili. Ecco, questa volta anche io ricordo che mi rivolsi al Presidente della Commissione Urbanistica circa 6-7 mesi fa, portando all'attenzione questo salva parcheggio Tommy. È un problema questo molto sentito dai disabili, spessissimo si trovano col parcheggio, sia perché non è stato e non ben segnalato, in quanto purtroppo dopo qualche mese il parcheggio, le strisce non si vedono più, e soprattutto per la cattiva educazione di tanti cittadini che parcheggiano nei parcheggi, ecco, riservati a disabili con concessione, perché ecco, dobbiamo ricordare che questo è un parcheggio che noi attrezzeremo col salvaparcheggio, appunto, è riservato soltanto per i disabili con concessione. Chiamano i vigili purtroppo hanno tantissimi adempimenti e si trovano in difficoltà a arrivare immediatamente. Perciò ecco, questi parcheggi spesse volte si trovano, rimangono occupati da persone che non ne hanno diritto per parecchio tempo, e perciò ecco, diciamo che dovremmo risolvere, io penso come municipio, cercare di risolvere come municipio questo problema. E già, come qualcuno ha ricordato, in qualche municipio già è partito questo progetto, anche se mi dicevano in commissione che non funziona ancora molto bene, ci sono problemi rispetto appunto a questo funzionamento. Si parte con un progetto pilota, io spero che adesso i Tommy funzionino perfettamente e che si possa passare da un discorso sperimentale a un discorso definitivo, perché ecco, da quello che io ho capito in commissione c'era la possibilità di soddisfare soltanto pochi disabili con concessione. Ecco, io spero che si arrivi invece a una cifra alta, diciamo si arrivi a un 150-200 almeno, perché tantissimi sono i disabili che hanno parcheggio che hanno appunto la concessione per il parcheggio, e si arrivi velocemente a risolvere questo problema molto 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 sentito dai disabili con concessione nel nostro territorio. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, inizio intanto con un ringraziamento dovuto comunque a tutte le forze politiche, perché
è un atto importante. Abbiamo già parlato anche l'altra volta quando avevamo approvato la risoluzione per le aree commerciali, quindi era fondamentale dare una continuità a quel lavoro e diciamo che avevamo detto anche in quell'occasione che avremmo successivamente firmato gli atti di questa importanza comunque tutti insieme. Quello era un primo passo che avevamo fatto e abbiamo mantenuto coerenza anche in quello che diciamo e la risposta insomma è stata importante anche da parte delle altre forze politiche. C'è da dire una cosa, sì, abbiamo visto, rispondo proprio all'ultima che magari è quella sul funzionamento, che ci siamo informati anche perché non solo al primo ma anche al tredicesimo hanno iniziato diciamo tutta un iter per i Tommy, quindi anche lì abbiamo visto che il Tommy 2 aveva avuto dei perfezionamenti, ma non solo, anche lo stesso Tommy 2 ha avuto un ulteriore diciamo miglioramento in quanto mancavano alcune, c'erano ancora dei piccoli difetti, ma è stato modificato anche quello. Quindi noi siamo sempre con il discorso di sperimentazione perché dobbiamo capire e testare con mano, quindi è fondamentale questo, poi successivamente quello sarà magari un percorso che potremmo fare subito dopo, magari ampliando come hanno fatto già magari al primo municipio o al tredicesimo. E quindi diciamo questo anche perché dobbiamo vedere anche le realtà del territorio, come risponde la cittadinanza, perché ripeto, sono in base ai territori si ha anche una realtà differente, quindi la sperimentazione è necessaria ed essenziale. Una cosa fondamentale, ripeto, abbiamo detto più volte anche, abbiamo parlato dei decreti ministeriali, quelli abbiamo, le leggi regionali, insomma, abbiamo parlato anche dell'articolo della Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione, dove dà importanza all'uguaglianza. Quindi ovviamente dobbiamo cercare di andare su questo percorso tutti uniti perché credo che i lavori da fare sulle barriere architettoniche non siano molto, siano molto importanti, ma soprattutto siamo ancora a rilento su alcune cose, quindi vanno necessariamente portate all'attenzione. Quindi io credo che, come avevo detto la prima volta che abbiamo presentato quell'atto, c'è da fare un lungo percorso e spero che questo sia condiviso da tutte le forze politiche. Quando abbiamo iniziato questa cosa del Tommy, quindi abbiamo diciamo che un po' di persone hanno cominciato a parlarmene, alcune persone con disabilità hanno cominciato a parlarmene e io ho cominciato a fare uno studio sopra questo Tommy. Poi, caso strano, sono trovato con il presidente della commissione che anche lui aveva iniziato un percorso parallelo e ci siamo confrontati e da lì ne è uscito fuori un atto che ho ritenuto importante portarlo all'attenzione di tutti in funzione del fatto che comunque era un tema importante e soprattutto deve rispecchiare quello che sono anche a livello costituzionale i diritti dell'essere umano. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, vogliamo chiudere la discussione e possiamo lasciare la parola, se c'è bisogno, al relatore iniziale.
vuole fare se vuole fare un breve intervento, faccia pure, poi passiamo si passa direttamente alle dichiarazioni di voto. Sì, no, grazie Presidente, colleghi consiglieri. No, era solo questo intervento solo per rispondere ad alcune. Ad alcune richieste sono state effettuate prima, una relativa alla verifica della regolarità e all'aggiornamento dei permessi delle soste di cui all'oggetto, quindi diciamo che la collaborazione per un processo di questo tipo viene instaurata anche con agenzia per la mobilità, quindi chiederemo alla Presidente di chiedere a sua volta all'agenzia di mobilità di effettuare anche una verifica su quelli che sono i permessi attualmente concessi e un relativo aggiornamento. Rispetto ai problemi di funzionamento, io in premessa, in fase di presentazione dell'atto, probabilmente non l'ho spiegato in maniera abbastanza chiara. Ci sono state più versioni di questo dispositivo. Una prima non ha ottenuto il parere favorevole del Ministero dei Trasporti, ma le successive sì. Quindi diciamo sono stati segnalati dei problemi rispetto ad alcune questioni tecniche relative al dispositivo installato, che sembrano essere state superate nella versione finale, che credo sia stata aggiornata veramente di recente. L'impegno per la Presidente prevede anche questo, quindi un approfondimento attraverso il fornitore di questo tipo di prodotto, e proprio come dicevamo anche all'interno dell'atto, una fase sperimentale iniziale, durante la quale verificare appunto la soddisfazione da parte degli usufruitori del dispositivo e anche da parte dell'amministrazione, per capire la reale utilità di questo dispositivo. Quindi l'impegno che chiediamo, alla Presidente, è di approfondire in maniera importante tutti quelli che sono gli aspetti, utilizzando anche quelle che sono le esperienze precedenti, dicevamo, del primo e di altri municipi, che danno indicazioni anche dalla parte amministrativa rispetto a quello che è il contratto che poi è stato adottato, quindi una sorta di garanzia, assistenza sul prodotto, come ci accennava prima la consigliera Vitrotti, la possibilità di avere anche un'assistenza telefonica, insomma tutti quelli che sono gli aspetti che possano essere di supporto al cittadino che poi deve usufruire di questo dispositivo. Grazie. Dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Giusto per controprova, nessuno. E quindi direi che è approvata con 20 voti all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Una mozione a firma dei consiglieri Guido, Giannone, Lazzazzera, Ariano, Tripputi, Tosatti, Giuliano, Toti, Zitoli, De Chiara, Rinaldi e Principato, avente ad oggetto pianificazione artistica e culturale del Municipio VII nel primo semestre del 2018. E per sdrammatizzare, visto che ci piace a volte fare delle battute, no, consigliere Giuliano? I nomi sono stati detti tutti. I nomi sono stati detti tutti. Prego. Allora, sì, consigliere Guido. Molte grazie, Presidente, colleghi e cittadini. Allora, oggi parliamo della pianificazione artistica e culturale del Municipio VII nel primo semestre del 2018. Vabbè, questo, come sapete tutti, questa mozione è un'emanazione della delibera quadro che votammo ormai lo scorso anno, che ha creato di fatto una programmazione permanente per il municipio. Sappiamo che abbiamo alcuni fondi a disposizione, pochi, però in realtà sono quelli che possiamo usare, probabilmente ne arriveranno altri, questo lo speriamo, ma siamo abbastanza sicuri. Questa programmazione culturale
ha un valore già di per sé, ma in realtà, come abbiamo già detto ieri in commissione in occasione della presentazione del piano cioè di sviluppo dei quartieri, quindi dei distretti culturali, che è una vera e propria pianificazione territoriale per lo sviluppo sia turistico sia culturale ma anche civico e sociale, questa programmazione culturale insieme al piano di sviluppo culturale e turistico che votammo lo scorso anno, insieme a tutto il lavoro fatto sul Cinecittà Studios e quindi poi il protocollo firmato a tre tra municipio, Cinecittà Studios e centro sperimentale di cinematografia, oltre alla delibera sul registro delle associazioni culturali, sono tutti passi piccoli ma importanti che saranno contenuti per l'appunto nel piano dei distretti culturali di cui ieri in commissione. Bene, c'è la programmazione, altro non è che la fase di iniziative e di eventi culturali che avverranno in questo caso come da mozione nel nostro municipio da marzo a giugno, per precisione dalla seconda metà di marzo fino a giugno. Le tematiche scelte in commissione questa volta sono tre, ci vado a leggerle, e queste sono le tematiche entro cui poi le associazioni e la cittadinanza tutta potrà presentare progetti al bando che uscirà prossimamente. Questi sono bandi ovviamente sperimentali, perché la delibera è sperimentale e quindi andrà sempre meglio e andrà, come già detto, a incastonarsi all'interno di questo piano di sviluppo più completo e totale. Allora, le tematiche sono tre. La prima tematica, il titolo è Primavera di rinascita basata sulla memoria storica, le tradizioni, la scoperta e la riscoperta del territorio municipale. Ci leggo anche la descrizione di questa tematica. Iniziative ed eventi artistici e culturali in periodo primaverile nel segno della valorizzazione del territorio attraverso la comunicazione di memoria, storia e tradizioni legate al territorio municipale, dalle commemorazioni ai percorsi ed iniziative di scoperta e riscoperta del territorio fino alla rievocazione di mondi antichi e moderni, anche sperimentando nuovi e innovativi linguaggi a cavallo fra le generazioni. C'è questa tematica. Si svolge essenzialmente perché in questo periodo ci sono delle ricorrenze molto importanti come il rastrellamento del Quadraro, come il Natale di Roma e come altre che adesso andrò a dire. C'è la seconda tematica, invece, mentre la prima metteva in evidenza la memoria storica, le commemorazioni, la tradizione, la scoperta del territorio, eccetera, c'è questa seconda invece. Si incentra sull'integrazione sociale e sulla parte più artistico e ricreativa. Infatti il titolo è Primavera in segno di integrazione sociale, civile e artistico-ricreativa. C'è la descrizione, iniziative ed eventi artistici e culturali legati alla mai sufficiente difesa dei diritti sociali e civili e loro percezione e comunicazione, ma anche alla creazione artistica e all'estero delle arti figurative e teatrali, poi declamatorie, musicali, espositive e anche del gioco. Terza e ultima tematica è la tematica più legata all'ambiente, alla natura, all'acqua, anche perché siamo in una stagione di rinascita che è la primavera, anche in continuità con l'evento dello scorso anno chiamato Acque Settime, che è un evento molto grande e quest'anno sarà ancora più grande, legato ai parchi, quindi alla nostra dorsale dei parchi, ai flussi d'acqua che ci sono nelle nostre nei nostri parchi, come per esempio c'è l'Almone o anche c'è la parte di Egeria, c'è in Caffarella, ma anche tutte le altre vie d'acqua, compresi gli acquedotti. Quindi è più un tema legato alla difesa dell'ambiente, della terra, eccetera. Leggo la descrizione, iniziative ed eventi artistici e culturali legati per l'appunto alla natura e alla nostra terra, c'è dai cicli agari e agrari e produttivi con relativi benefici per tutti noi, fino alla difesa e salvaguardia dell'ambiente naturale, che è nostra casa, e di ogni forma vivente e perdurante, anche attraverso la diffusa presenza di manufatti legati all'acqua, come gli acquedotti, eccetera. Allora, questo è il primo asse, cioè la tematicità. Gli assi sono altri due, sono il tempo, cioè quando si fanno gli eventi, e poi i luoghi.
I luoghi vanno da delibera, quindi poi le associazioni e i cittadini potranno scegliere, cioè dalla lista di questa delibera, questi luoghi che abbiamo deciso con tutti i comitati di quartiere, eccetera, in questo percorso partecipato, e quindi vado direttamente invece alla temporalità. Abbiamo pensato in commissione di attuare questa programmazione, siccome i fondi non sono tantissimi e i mesi sono comunque marzo, aprile, maggio, giugno, sono quattro, pensavamo di fare almeno una settimana per mese, cioè in modo da concentrare la maggior parte degli eventi in quella settimana, o in quei 10 giorni a seconda poi del periodo che adesso vi dirò, per lasciare anche un'impronta sul territorio che sia riconoscibile, quindi anche da calendario c'è un po' più strutturato, perché il rischio sarebbe stato che magari a marzo un evento poteva essere il primo, l'altro il 30, e quindi era troppo separato. Quindi ci vado a leggere i periodi, cioè per il mese di marzo, dal 21 al 27 marzo, anche in corrispondenza dell'equinozio di primavera 20 e 21 marzo, della giornata mondiale della poesia 21 marzo, della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia il 21 marzo, giornata mondiale dell'acqua per l'appunto il 22 marzo e la giornata mondiale del teatro il 27 marzo. Poi la parte di aprile è dal 17 al 25, anche in corrispondenza della commemorazione per l'appunto del Quadraro, cioè del rastrellamento del Quadraro, che è il 17 aprile, cioè del Natale di Roma che è il 21, della giornata mondiale per la terra che è il 22, e poi c'è la liberazione che è il 25 aprile. Maggio si accavalla, come dire, e a giugno, ed è dal 17 maggio al 5 giugno, anche in corrispondenza della giornata internazionale contro l'omofobia, la bisfobia e la trasfobia che è il 17 maggio. Della giornata internazionale del gioco, quindi basata prettamente sui bambini, ma non solo, che è il 28 maggio. Poi c'è l'anniversario della Repubblica, che è il 2 giugno, c'è la liberazione poi di Roma, che è 4 e 5 giugno, e poi c'è la giornata mondiale dell'ambiente, che è il 5 giugno. Ultima parte, fine giugno, 21-24 giugno, c'è la festa della musica, che è il 21 giugno, e poi c'è la notte di San Giovanni e delle streghe, che è il 23 giugno. Questo più o meno è quanto, essendo un progetto sperimentale che via via si andrà a raffinare, e abbiamo anche molto più tempo rispetto al bando passato anche per comunicare verso il territorio, no? Cioè anche per avere maggiore partecipazione, noi di questi siamo certi, andremo sempre in corso di miglioramento, e questo, e concludo, sarà uno degli anelli che costituirà questo progetto di sviluppo territoriale basato su distretti culturali per caratterizzare tutti i quartieri, tutti i territori, anche grazie, speriamo, all'aiuto di ATAC per la parte artistica, anche di percezione, cioè da parte della cittadinanza sotto la metropolitana, quindi sotto le fermate della metropolitana, ma anche azioni che andranno in superficie, con tutte le opere pubbliche che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo, come tutte le strade che stiamo facendo, come le piazze che ci saranno, come il lavoro con i consorzi di opera scomputo nell'extragra, come la futura pedonalizzazione di via Flavio Stilicone, come altre aree che stiamo recuperando, come Mandrione, come Viale Castrense, eccetera, eccetera. Quindi è anche trasversale questo argomento, perché è firmato da quasi tutte le forze politiche, il piano culturale e di sviluppo è molto ampio, e quindi ci ringrazio anche per tutta la partecipazione sia politica sia civica. Questo è qualcosa che lasceremo, che cercheremo di lasciare anche nei prossimi anni, per non dire che ciò che si fa in realtà sia sporadico, ma noi vogliamo, noi abbiamo una visione e cerchiamo di portarla avanti, non nel corso delle settimane, ma nel corso degli anni, speriamo anche dei decenni. Grazie. Ci sono interventi? Sì, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Ci troviamo ad affrontare questa mozione che ricalca effettivamente un lavoro già fatto abbondantemente, come poi riportano gli atti precedenti che sono stati inseriti. Quindi come atto politico, perché già avremmo modo di avere la volontà amministrativa di portare avanti questo percorso culturale, come poi ci evidenzia la delibera,
ma comunque sì, adesso quest'Aula ha, e come maggioranza avete avuto la necessità di esprimere un passaggio politico con questa mozione. Bene, è giusto, perché ha detto bene il collega che ha presentato, c'è un lavoro dietro che ormai dura da qualche mese, c'è un lavoro che ha visto la commissione competente entrare nel merito, c'è un lavoro che ha anche verificato all'interno la sua composizione per quanto riguarda gli argomenti, c'è un lavoro che stiamo portando avanti anche nella scorsa commissione, nella identificazione dei distretti, c'è un lavoro che sicuramente arriverà a conclusione dal punto di vista teorico, di programmazione. E per quanto ci riguarda, noi come Fratelli d'Italia siamo già contenti di questo, l'abbiamo firmata. Faccio un inciso, Presidente, voi cominciate a essere abbastanza furbi, perché cominciate a mettere degli atti dove c'è una convergenza. Oggi è un caso, siamo quasi tutti d'accordo su quelli che, sugli atti che arriveranno, se cominciate ad essere abbastanza furbi come 5 Stelle. Perché comunque o è una coincidenza, o siete cominciati a diventare politici. Bravi, così va bene, perché quando si ragionano delle cose si riesce ad avere un quadro generale. E più componenti politiche sono d'accordo, più il risultato può essere diciamo differente e più positivo. Quindi, chiusa la battuta, che cosa succede? Che bisogna portare e spingere questo metodo, perché nelle scorse consigliature non è che qualcuno non ci aveva pensato, per l'amor di Dio, però probabilmente qualche consigliere, anche chi sta qui in aula, insomma, l'avrà pure supportato nelle giunte precedenti, ma probabilmente non c'è stata quella volontà, e infatti sicuramente verrà detto successivamente da altri interventi, non c'è stata quella positività, diciamo così, di portare avanti contemporaneamente un po' tutti questo lavoro. E invece è un lavoro che oggi parte e poi sono convinto che ce lo ritroviamo successivamente, perché le cose vanno programmate, non si possono fare, non si può lavorare solo sull'emergenza, sul meccanismo dell'ultimo minuto, sul last minute, cioè su quello che arriva, ci abbiamo due soldi, che cosa ci facciamo. Sì, è vero che adesso non abbiamo certezze, non abbiamo ovviamente una economicità che potrà permettere di dare valore a tutto questo lavoro, ma si parte, sono convinto che si parte. Noi come opposizione staremo lì ovviamente a controllare, staremo lì a supportare se serve, ma serve comunque iniziare, partire e poi cercando di dare anche consistenza economica, perché se ci sono dei fondi ovviamente si possono fare degli interventi più intelligenti, più utili, perché poi questo municipio ha bisogno di questo, ha bisogno di poter vivere nella tranquillità, di poter vedere che le cose funzionano meglio, di poter vedere che ci sta chi è interessato a migliorare le cose, di poter vedere che ci sono appunto anche la cultura che, come si dice, è utile e indispensabile, e poter comunque tener vivo un quadrante, le attività sportive, la sicurezza, la trasparenza e il rispetto delle regole. Certo, sono cose che non sono semplici, oggi come oggi, però io penso che noi abbiamo l'obbligo di dover essere, come si dice, responsabili e dare un contributo, essendo espressione del territorio. E ovviamente la cultura in questo caso è uno di questi elementi. Non entro, perché il collega ovviamente ha già ben specificato le tematiche. Quello che mi premeva, oltre ad aver fatto questa premessa, da dove si è partiti e dove si arriverà, dire appunto che
siamo dentro a questo percorso, la maggioranza in questo caso ha ascoltato anche le indicazioni dell'opposizione, perché penso che su questi, su certi argomenti non ci siano colori predominanti, e quindi andiamo avanti. Siamo consapevoli di aver dato il nostro contributo, lo daremo successivamente in commissione, in altri atti, quando poi ci saranno gli affidamenti, quando arriveranno i soldi, che sappiamo quale sarà la cifra su cui possiamo contare. Intanto abbiamo questo trimestre che arriverà, e quindi siamo, diciamo, un municipio, e questo volevo aggiungere, diciamo, che è il primo municipio che ha messo in piedi, quindi siamo, dobbiamo essere contenti di questo, questo strumento che sono convinto verrà copiato, però intanto noi lo portiamo con molta determinazione fino alla fine, e quindi siamo contenti di questo risultato. Altri interventi? No? Allora, ah sì, consigliere Ciancio. Grazie. Grazie Presidente, il mio primo intervento da componente del gruppo misto. Come non ho votato la prima delibera, la prima mozione che riguardava la cultura e quello che si è fatto, non ho firmato neppure questa mozione. Non perché non sia per una sana programmazione, del resto se ne è discusso in commissione, ovvio, siamo tutti d'accordo, ma per un semplice fatto: bisogna analizzare quello che è successo con la prima delibera. Quindi io metterei una sana critica a quello che si è fatto con i primi 37.000 euro che si sono spesi. Ritengo che la comunicazione fatta per la stessa delibera sia stata insufficiente, perché alla fine di tutta questa grande discussione che abbiamo fatto solo 7 associazioni hanno aderito e partecipato. Di 7 una è stata esclusa. Le risorse disponibili, si è trovata un'altra modalità fuori da quelle che erano le linee di indirizzo della stessa delibera, e facendo un affidamento diretto a un artista, giustamente, ne abbiamo condiviso, per carità, l'oggetto, le finalità, tutto quanto, però c'è qualcosa da fare ancora rispetto a questo testo, c'è da fare qualcosa rispetto alla comunicazione. Quindi quello che dicevo qualche mese fa lo ridico ancora. Mi ha stimolato molto l'aspetto culturale, perché chi non è d'accordo, voglio dire, la programmazione culturale bisogna farla, però naturalmente poi bisogna pure diffonderla in modo corretto tra il panorama delle associazioni che abbiamo nel territorio, e ce ne abbiamo veramente molte. Io sono rimasto molto dispiaciuto che rispetto a un bando fatto alla fine aderiscono solamente 6. Cioè, c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Mi sarebbe, come dire, piaciuto un po' di critica anche in commissione, perché non è che le cose che si fanno poi vanno tutte in porto come uno aveva programmato. Non sono andate in porto. La stessa cosa, se non ci trinceriamo dietro la carta, avverrà per questo altro pezzettino di cultura. Cioè, gli eventi che sono stati fatti, come dire, meritavano una partecipazione più grande da parte di tutto il territorio del municipio, come meriteranno gli stessi per le stesse misure che stiamo vedendo adesso proprio in questa delibera o mozione, naturalmente, ma seguirà sicuramente un impegno di spesa piccolo ma necessario per avviare queste misure dal 21 al 27 marzo, dal 17 al 25 aprile, dal 17 al 5 giugno, dal 21 al 24. Ecco, questo era quello che ho detto in commissione, lo ridico in aula. Naturalmente, come al tempo non ho votato, non ho partecipato al voto per quella precedente,
anche per questo atto, se seguiranno atti più puntuali rispetto alla spesa, ne prenderò atto e li valuterò singolarmente nelle modalità successive. Grazie. Altri interventi? Sì. Allora consigliera Lavis. Mi si accende il... Va bene, parlo senza microfono. Allora, rispondendo, non importa, tanto penso che si senta. Ah, scusate. Ma si sente però? Si sente. No, ma non sente la Allora, rispondendo adesso all'ultimo intervento, innanzitutto alla Commissione Scuola si sono chiamati tutte le associazioni. Poi se tutte le associazioni vengono chiamate e ne intervengono solamente sei, non si può certo additare alla Commissione Cultura che non ha lavorato bene. Questo chiaramente è il primo punto. Secondo sono i fondi. I fondi chiaramente sono quelli che sono. Bisogna ripetere le eredità che ci sono state lasciate, quindi si sta lavorando benissimo con i fondi che sono disponibili e chiaramente in futuro ce ne saranno altri e ce ne saranno sempre di più. Terzo punto, futuro e programmazione. Il Movimento 5 Stelle sta facendo una programmazione, secondo me, bellissima che Roy ci sta illustrando, di cui sono contente anche le altre forze politiche, quindi non accetto il fatto che si parli sempre di cose stantie, vecchie, che si cada sempre nel pessimismo, ecco, una cosa che mi dà molto fastidio. Altra cosa, le critiche da chi cambia casacca, perché prima era una cosa e non andava bene, adesso siamo passati a qualcos'altro e non va bene neanche qui, e allora va bene. E ritengo in genere questi attacchi gratuiti. Allora, ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Veramente ringrazio la spiegazione e l'esaustività della descrizione di questa programmazione e di questa proposta di mozione, che fa seguito a tutto il lavoro che cerchiamo di andare per ordine. Si faceva notare non perché ci fosse una responsabilità specifica, immagino, ma perché proprio mi sembra ieri, rileggendo il verbale di una commissione che c'è stata in controllo e garanzia, proprio è emerso che nonostante la bontà di una delibera e la volontà di questa maggioranza, le cose non sono andate neanche come ognuno di noi, si aspetta sempre che la partecipazione sia la più larga possibile, e quindi dispiace se ci sono dei soldi che sono sempre pochi e poi all'avviso pubblico ci sono 5 associazioni solo che fanno domanda e tra l'altro di queste ne riescono a partecipare solo 3. Dispiace, perché evidentemente, e credo che forse su questo invece di farci propaganda uno dovrebbe cercare di dire forse qualche cosa non è andato bene, lo dovremmo migliorare, la comunicazione, non lo so, una modalità di discussione che è molto più tranquilla e distesa, non serve sempre arrabbiarsi. E addirittura dai quei pochi soldi è uscita fuori un'economia da quel fantastico bando, pensa un po'. Pochi soldi, addirittura siamo riusciti a fare un'economia che avete deciso di rispalmare, di rispendere per altri progetti, di cui ovviamente non è che abbiamo valutato la programmazione, ma li avete valutati politicamente. Poi bisognerebbe capire se era giusta l'opportunità politica di farlo e come farlo. Questo lo dico soprattutto alle opposizioni che accompagnano questo processo della maggioranza. E sostanzialmente oggi riproponete una specie di programmazione che dovrebbe in un qualche modo ricalcare le scelte che avete fatto. Allora, io prima il consigliere Giuliano, così poi a modo anche di riintervenire, parlava appunto di quello che era stato fatto negli anni precedenti. Allora, come succedeva negli anni precedenti, criticavamo profondamente questa modalità, dare i soldi. Alla fine dell'anno ci davano quei 4 spicci e è evidente che la programmazione culturale non la fai con quei 4 spicci che ti danno.
perché si può fare una programmazione quando ci sono i soldi nel bilancio preventivo. Se i soldi non ce li mettono, sono quei quattro fagioli che noi stiamo facendo passare per un piatto di lasagna. E ci facciamo pure propaganda, mentre io ricordo bene quanto noi lamentavamo questa modalità da parte del Dipartimento Cultura, perché i municipi non dovevano avere questa diciamo modalità di raccattare qualche cosa. Però ricordo anche che diciamo c'era stato già, purtroppo, forse a chi era qui si era un po' distratto, oppure invece chi non c'era proprio non ha avuto modo di poterlo recuperare, ma diciamo non abbiamo inventato niente in questo municipio, perché, cito, avviso pubblico, manifestazioni culturali, Natale, Carnevale, Domeniche Ecologiche nel settimo municipio, e se non vedo male era il 7-11 del 2014. Sostanzialmente le modalità erano le stesse. Qui fu fatta una programmazione più diciamo lunga, perché andava appunto da Natale fino alla primavera. Invece le iniziative e i progetti furono molti. Io non so se qualcuno se li ricorda, ma io ricordo il Natale dei mercati, ricordo le iniziative fatte a favore delle donne e della violenza sulle donne, passando dall'8 marzo fino alle letture che c'erano state nei nostri parchi. Ricordo diciamo le altre iniziative che avevamo deciso di dividere sempre nelle commissioni preposta tra i due, in modo bilanciato tra i due diciamo chiamiamoli così ex municipi, per cercare di dare una visibilità culturale ad entrambi. E quindi parlando dei mercati, delle ville storiche, appunto dei parchi, e quindi diciamo non ci inventiamo nulla qui. Fatto sta, e dispiace se chi c'era appunto invece si è distratto, però diciamo, io non sarei per farci appunto campagna elettorale, perché l'abbiamo fatto una discussione di bilancio, e lo ribadiva qualcuno della maggioranza poco prima di me, i soldi sono quelli che sono. Evidentemente oggi la bontà e la volontà di riprogrammare, di cercare di rilanciare anche, ho letto che c'è una importante attenzione nei confronti dei quartieri, io diciamo l'apprezzo di questa vostra scelta, e questa volta cercando di mettere insieme anche i comitati di quartiere, i cittadini, il consiglio, l'auspicio che ho è quello che non ci ritroviamo con tre miseri progetti, che appunto abbiamo anche delle economie sulle quali diciamo non possiamo neanche farci più di tanto. Penso che, siccome la cultura è un momento fondamentale, tra l'altro avete ragionato su alcuni pezzi di territorio sui quali il Partito Democratico ha fatto una lavoro sia in quest'aula che in Assemblea Capitolina, perché qualcuno ricordava l'assellamento del Quadraro. Io oggi diciamo ribadisco qui che è stato votato in Assemblea Capitolina un ordine del giorno quantomeno per cercare di renderlo vivibile il Parco di Monte del Grano, perché è diventato invivibile. E l'ultimo intervento fu fatto sempre nel 2014 e nel 2015. Dall'allora maggioranza diversa, ma insomma, quindi è ovvio che il lavoro c'è da fare. In più, siccome qualcuno l'ha citato, io sono molto contenta invece di dire oggi qui che ho sentito che c'è stato il protocollo con Cinecittà Studios, però diciamo non possiamo che essere noi tutti, immagino, contenti della notizia che ci è stata data ieri, ovvero della grazie appunto all'intervento che c'è stato da parte del Ministero dei Beni Culturali, Cinecittà è diventata di nuovo pubblica, e quindi sono stati finalmente rimessi in piedi dei soldi e dei progetti che aprono quegli studios alla cittadinanza. Penso che su questo diciamo c'è stata una serietà da parte delle proposte che aveva fatto il Ministero, ha messo finalmente quei soldi e quei finanziamenti che sono necessari anche con un accordo importante con la RAI. Io penso che su questo non bisogna farci solo demagogia e propaganda, ma bisogna mettere e seguire un processo importante, perché, come ci siamo detti tante volte, rilanciare Cinecittà e gli studios sono diciamo un punto di forza del nostro municipio. Quindi io mi auguro che anche questa maggioranza, accolta questa assolutamente positiva notizia, si metta anche a lavorare su questo in accordo con le autorità proposte e con chi si è dato da fare fino ad oggi. Per quello che riguarda questa proposta,
restano tutte le perplessità che diciamo vi ho mostrato fino a oggi, quindi forse prima di mi dispiace diciamo per chi ha detto che questa è una grandissima cosa che non si era mai vista sulla faccia della terra, prima di pianificare una cosa così forse bisognerebbe fare attenzione agli errori che sono stati fatti da ad oggi e diciamo a qualche mese di distanza da qui. Grazie. Altri interventi? Allora, sì, consigliere Guido. Io poi intervento finale, presidente, quindi se non c'è nessuno prima, allora. Vada. A parte i soldi che sono sempre insufficienti, è chiaro che noi chiediamo sempre maggiori soldi per la cultura, ma a parte questo, io penso che sia stato fatto un lavoro importante in commissione, un lavoro importante che, ecco, voglio dire, abbiamo costruito insieme, cioè in questo caso la maggioranza ha costruito insieme a Forza Italia, ha costruito insieme a Fratelli d'Italia, che sono i due firmatari dell'opposizione di questa mozione. E voglio dire che noi come Forza Italia abbiamo votato tante volte a favore, tante volte contro, tante volte ci siamo astenuti. Quando c'è un lavoro che noi condividiamo è importante, non abbiamo paura, io l'ho detto già altre volte, di votare con la maggioranza su lavori che noi condividiamo, ma soprattutto con lavori che abbiamo costruito insieme, perché a differenza, io dico, del passato, perché non sempre è riuscito questo discorso, cioè sui temi concreti io ho detto sempre che era positivo, importante che si mettesse da parte il discorso ideologico, ma si trovassero delle soluzioni ai problemi costruendo queste soluzioni insieme. E voglio dire, su questo tema che è importante come questo della, come la cultura, tema importantissimo, dico, c'è stata una volontà e un'apertura da parte della maggioranza. Rispetto a questo, a questi tre assi che noi abbiamo chiaramente condiviso e abbiamo anche indirizzato, dei temi del tempo e dello spazio, voglio dire che rispetto ai temi che sono stati scelti abbiamo senz'altro trovato una condivisione. C'è una valorizzazione importante rispetto alla memoria storica e alle tradizioni del nostro territorio, che io penso debba essere rimarcato, un territorio bellissimo, il nostro, ricchissimo di memoria storica e tradizioni, che i nostri cittadini, che sono 300, voglio ricordare, 308.000, simile alla città di Bologna, di Firenze e di Bari, non conoscono e non apprezzano, e purtroppo questo porta anche a una mancanza di valorizzazione che negli anni passati non è riuscita, io penso, né nell'ex nono né nell'ex decimo municipio, e perciò uno sforzo particolare per spingere e rafforzare il discorso della valorizzazione del nostro territorio. La seconda, lasciatemelo dire, è un tema importantissimo che doveva essere messo subito al centro, quello dell'integrazione sociale, civile e artistica e anche ricreativa, la difesa dei diritti sociali e dei diritti civili. Ecco, è un altro tema che io penso, con quello della valorizzazione del territorio, è un altro tema che senz'altro doveva essere subito evidenziato. E poi l'ultimo, terra e acqua, abbiamo un territorio anche da questo punto di vista ricchissimo. Il discorso, ecco, che riportiamo dei cicli agrari e produttivi, che forse non vivevamo nell'ex nono, avevamo soltanto una parte minima del territorio di Tor Fiscale. Oggi invece, con l'unificazione del nono col decimo, veramente abbiamo un territorio ricchissimo anche rispetto a questo. Il discorso degli acquedotti, non scordiamoci, ecco, dell'acqua, che con
gli acquedotti, che sono veramente una magnificenza del nostro territorio, e abbiamo anche il terzo fiume di Roma. Pochi sanno che noi del nostro territorio abbiamo il terzo fiume di Roma, l'Almone, che voglio dire scorre nel parco della Caffarella. Perciò ecco, la tutela di questi beni è per noi un altro tema importante. Il discorso della temporaneità e il discorso della temporalità è un altro tema che noi abbiamo condiviso, quello di trovare date importanti, ma richiudere queste date, metterle in non più di una settimana. Perciò abbiamo trovato 4 settimane primaverili, in modo di e abbiamo trovato, dico, anche date importanti, anche altamente significative, per legare questi eventi. Rispetto allo spazio, anche su questo io ricordo l'intervento mio del coinvolgimento sulla delibera che noi abbiamo votato, la numero 38, sul coinvolgimento dei comitati di quartiere. Io lo feci presente in commissione che era importantissimo che queste scelte venissero fatti con i comitati di quartiere ci hanno indirizzato rispetto a questo, ne abbiamo in commissione tenuto dubito conto, e voglio dire, il comitato di quartiere è un discorso per noi legato alla partecipazione importantissimo, voglio dire, il comitato di quartiere è chiaro, ci ha esposto in municipio tantissimi problemi rispetto alla vivibilità del quartiere, però ecco, rispetto a un indirizzo sul tema della cultura, penso che sia un discorso molto qualificante che possono portare avanti i comitati di quartiere. Perciò abbiamo coinvolto, penso suscitando molto interesse rispetto a questo, i comitati di quartiere, perciò la partecipazione del nostro territorio. Come ho detto, non abbiamo negato la nostra firma proprio per la validità e per soprattutto il discorso del coinvolgimento e della partecipazione che questa maggioranza ci ha permesso in sede di commissione per elaborare, ecco, insieme questa mozione. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente, io chiudo il giro del dialogo per l'appunto qua tra le parti politiche come primo firmatario per dire questo. Allora, questa è una programmazione culturale artistica permanente del Municipio VII, valutata e votata in Commissione Cultura e in Consiglio Municipale assieme alla cittadinanza, per l'appunto in maniera permanente, che è una cosa che non è mai avvenuta in questo municipio, mai. Si parlava del bando del 2014, abbiamo cercato a lungo, ma atti del Consiglio Municipale per l'indizione di questo bando non ne abbiamo trovati, forse erano i fondi di Natale, ma i fondi di Natale, io informo gli smemorati consiglieri del Partito Democratico, che non ricadono, c'è nel centro di costo IAC, che sono le attività culturali. Noi abbiamo ottenuto e preteso dei fondi su quel centro di costo per le attività culturali, che c'è visto che per 15 anni c'è stato zero. Altra cosa, perché invece l'ultimo atto del Consiglio Municipale, parliamo di ex nono, perché l'ex de... Cioè, perché il settimo è stato fatto, come sappiamo, nel 2013, cioè nel 2010 non c'è nell'ex decimo non c'è proprio c'è prova e menzione di alcuna forma di programmazione artistica e culturale permanente. Nel 2009 l'ultima programmazione fatta dalle passate amministrazioni correva l'anno, sentite bene, 2002, siamo nel 2018, ancora su Cinecittà. Ci viene detto noi c'è campagna e propaganda elettorale, quando qui si cita il Ministero, Franceschini, di qua, di là, quando forse il Partito Democratico si scorda che
che in questo municipio, pur nel nostro piccolo, con una risoluzione che era praticamente una delibera, anche se era in forma di risoluzione, abbiamo accompagnato 6 mesi i lavoratori di Cinecittà che nel passaggio tra parte privata degli studios e parte pubblica ci rischiavano il lavoro. 70 lavoratori, un percorso partecipato. Non è permesso assolutamente il dibattito. Consigliera Vitro... No, consigliere Guido, niente dibattito. Allora dico, al prossimo richiamo. No, ma semplicemente che non lo conoscono, perché non hanno partecipato, ecco perché non lo conoscono. Ci abbiamo fatto anche 2 commissioni, c'è al Campidoglio e un consiglio comunale. Altra cosa, visto che tanto Sandro Medici è di qua e di là, l'unico atto prima del nostro sul Cinecittà Studio scorreva l'anno 2008, l'ha fatto il PDL. Il PDL, che era il partito di Berlusconi, qui è presente il consigliere Giuliano, che credo fosse addirittura firmatario di quell'atto che era buono. Noi in parte l'abbiamo ripreso. Consigliera Vitrotti, basta. Quindi, no, no, non può. Il Partito Democratico che ci fa la no, morale. No, non si può dire bravo. Non si può dire bravo. Lei io protesta e io lo dico. Tutti quelli che protestano quando parlano e gli altri. Lei sta parlando sopra e non le è concesso in questo momento. No, lo conosce bene il regolamento, consigliera Vitrotti, e lo dico a chiunque. Lo dico anche a lei, consigliere Guido. Il prossimo che parla sopra, intanto è la prima nota di richiamo per la consigliera Vitrotti, perché era stata già avvertita, il regolamento lo conosce e fa finta di non conoscerlo, quindi prima nota di richiamo per la consigliera Vitrotti. Non voglio sentire commenti su chi sta parlando, né da una parte né dall'altra. Quindi attenti tu. Vado avanti, Presidente, se posso. Grazie. Andando a carrellata a citare quanto detto, Monte del Grano, ci è stato lasciato un parco di Monte del Grano che sembra di stare nel Botswana. Nel Botswana. Senza offesa per il Botswana. Cioè, naturalmente. Allora, c'è tutte queste situazioni come... Cioè, come altre che non sto a dire qua perché vi annoierei semplicemente, perché alla fine cioè, qui si parla di temi importanti e non vorrei fare bassa propaganda politica come invece ci fa qualcun altro. Cioè, per dire che questa programmazione, con dei fondi per la prima volta dedicati dopo lunghi anni, nata in consiglio e in commissione municipale, cioè, su cui la giunta cioè, di fatto quasi si deve... c'è anche se un atto di indirizzo a tenere a quanto noi decidiamo, cioè, ma non è mai avvenuto che i cittadini facessero la programmazione per loro stessi, non è mai avvenuto, è un fatto rivoluzionario, va bene, è un fatto assolutamente rivoluzionario. Permanente vuol dire che si fa per tutti i mesi, per tutti gli anni a venire, non si fa un mercatino di Natale nel 2014, cioè poi c'è nel 2013, 15, 16, c'è il nulla totale. Attenzione a queste cose, sono importanti. Altra cosa, e chiudo, il bando precedente, siccome i fondi, perché abbiamo ottenuto dei fondi, come abbiamo già detto, ci sono arrivati a luglio-agosto, cioè la delibera è stata fatta a settembre, i fondi scadevano, cioè tornavano al comune il 31 di dicembre, quindi tra atto di consiglio, scrittura del bando, emissione del bando, i 30 giorni là, 15-20, quanti erano per aspettare e per accettare le proposte, è naturale che non c'è stato il tempo di comunicare, cioè le attività da bando. Adesso gli eventi sono a fine marzo, perché ho detto all'inizio, però qua qualcuno ce non sente evidentemente, questa programmazione permanente che non c'è mai stata, c'è con fondi che sono per l'appunto dedicati, che non ci sono forse da 15 anni, allora è nata, cioè, oltre che dal Consiglio Municipale, anche per ampliare cioè, questa tipologia di partecipazione cioè, di cui ho già detto. E questo può avvenire adesso, perché abbiamo il tempo di comunicare, per l'appunto, perché abbiamo più tempo, perché i fondi adesso scadono al 31-12, cioè soltanto che manca un anno adesso, cioè non manca un mese e mezzo come a ottobre a novembre. Quindi si badi bene a questo punto. Altro fatto, questa programmazione poi rientra e sarà, cioè, sarà affinata sempre di più, sempre meglio, sempre con maggiore partecipazione, e sarà integrata nel piano degli stretti che ho detto prima. Cioè qui c'è una visione che va fra 20, 30 anni, ma cominciando con le cose che si fanno adesso. Ci sono stati
c'è degli errori, è possibile, ma noi sperimentiamo, creiamo, cioè abbiamo una visione e cerchiamo di portarla avanti nel corso degli anni, perché noi siamo arrivati che qua non c'era niente, quindi o non c'era visione oppure se c'era non è stato fatto nulla. Allora qual è il punto su cui dobbiamo discutere? Qual è il punto su cui dobbiamo discutere? Tutto qua, grazie. Bene, dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Beh, la faccio, grazie Presidente, solo per rispondere alla mia amica collega che comunque, nonostante le battute, c'è rispetto e simpatia nel dire che non è una questione di disattenzione o di memoria, però probabilmente il risultato non si è percepito, tutto lì, nel tempo poi le cose vengono diluite e quindi non si hanno menzione. Se uno ha fatto una cosa importante, ovviamente un lavoro importante rimane, ma questo io lo capisco perché la consigliera Vitrotti, insomma, era aggiornata, aveva maggiori possibilità per avere notizie, poi capisco pure che quella maggioranza, un conto quando c'era Medici che faceva un po' di politica creativa e quindi si inventava le cose, ma Fantino ovviamente è stata quella che è stata anche per loro e quindi capisco l'amarezza. Mi auguro, e questo è il punto nell'essere favorevole, quindi nel replicare di far parte di questo procedimento convintamente, mi auguro, come voleva far emergere la collega Vitrotti, che non sia propaganda, cioè se ovviamente ci siamo messi nella condizione di dire quello che è stato, ok? Oggi c'è un meccanismo. Giustamente, come il collega di Forza Italia dice, abbiamo fatto un lavoro e avete aperto, come si dice, la possibilità di intervenire, ci sentiamo parte integrante di un ragionamento finché le cose vengono fatte in questo modo, uno può anche mettere la buona volontà di essere propositivo. Nel momento in cui si cambiano i metodi è normale che si cambiano anche i giudizi. Finché c'è questo tipo di possibilità di lavoro noi siamo propositivi. Certo, non sappiamo quello che ci sarà dietro, non sappiamo il risultato. Se ci saranno dei risultati, noi convintamente vi diremo ok, abbiamo partecipato e bravi a chi l'ha portato avanti e con la consapevolezza del risultato. Se non ci sarà il risultato, perché noi saremo qui a vigilare, a verificare che le cose possano andare meglio o in un certo modo, saremo critici, è normale. Cioè noi abbiamo questo tipo di ruolo da quest'altra parte, non è che possiamo fare la differenza, perché se avessimo la possibilità di gestire non abbiamo vinto, quindi oneri e onori spettano a voi. Partecipiamo convintamente a delle cose che possono essere positive per il territorio e cerchiamo pure noi di dare una mano. Poi certo, se voi avete fatto propaganda è un problema vostro, voi trovate dopo che è propaganda, perché se è qualcosa di vuoto ritorna negativamente, se è positivo è positivo per tutti e quindi possiamo dire convintamente che chi più e chi meno, chi con un ruolo diretto, chi con un ruolo indiretto possa aver dato un contributo. Questo io penso che siano le cose, insomma il resto è chiacchiere e distintivo, questo è quello che sarà, i risultati fanno la differenza. Convintamente quindi Fratelli d'Italia è positiva. Altre dichiarazioni? Non ci sono. Consigliere Toti. Io già ho espresso nel mio intervento la disponibilità, anche perché ho firmato questa mozione, perciò senz'altro il voto di Forza Italia sarà un voto favorevole. Come ho detto in precedenza, un lavoro importante ha fatto la Commissione, ma soprattutto questa mozione l'abbiamo costruita insieme. Saremo chiaramente vigilanti rispetto alle scelte che abbiamo fatto oggi, perché appunto si possa dare una svolta alla cultura del nostro municipio. Perciò, ecco, l'ho ribadito, il voto favorevole di Forza Italia. Altre dichiarazioni, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, non per entrare nelle polemiche che alcuni consiglieri si improvvisano a fare, ma solo per... ho preso atto di quello che ha detto il consigliere che mi ha preceduto sul fatto che non ben poche le associazioni hanno partecipato. Io vi devo dire una cosa molto importante, che dietro questa delibera che giustamente fissa i tempi, fissa le modalità,
però io ho il timore che possano morire tutte le associazioni culturali, possano veramente scomparire, perché nessuno ha preso, come ho suggerito, e vi prego non pensate veramente al colore politico, spesso fate finta, ma in effetti avete, come dire, la caccia all'uomo, perché non è così, perché la rendicontazione e le modalità a cui devono, sono costrette a partecipare le associazioni, li mettono in difficoltà. Quindi li metteranno in difficoltà e saranno sempre di meno quelle che parteciperanno. Cioè è successo adesso e succederà di nuovo. Perché, guardi, io tengo sotto osservazione tutti gli atti che avete prodotto e abbiamo valutato in commissione. E ripeto, non do responsabilità individuale a nessuno di voi, non perché cambia il rosso, il nero e il giallo, ma entro nel merito dei fatti. Se noi facciamo una cosa che avrà successo, quella che abbiamo votato prima, sarò il primo a riconoscerlo. Ma questa delibera, la delibera che è passata, fatta come chissà che cosa, la programmazione vuol dire programmare, però poi dare certezza alle associazioni tutte che possono partecipare democraticamente e possono avere il riconoscimento di quello che gli spetta per il lavoro che hanno fatto in tempi certi, in tempi veloci, altrimenti diranno: io non partecipo, come hanno detto per questo avviso così importante che abbiamo fatto lì alla fine del traguardo, perché scadeva il 12 dicembre il fatto di spendere il denaro. Dice adesso giustamente l'ex capogruppo: adesso abbiamo tempo sino a dicembre, quindi non si verificherà. Però io vi prego di una cosa: se si verificherà la stessa cosa, venite qua e diteci: avevate ragione. Avevate ragione, questo diciamo, perché io ho questa sensazione, mi auguro di sbagliare, perché se invece con questa modalità, con dei soldi certi che dovranno ancora arrivare, la partecipazione sarà minima, vuol dire che facciamo solamente delle cose molto piccole rispetto a un territorio che merita una visione più lunga, più grande e di vera partecipazione. Perché se è vero che parliamo sempre di cittadini, che abbiamo visto, abbiamo parlato con i comitati, cioè si tradurrà in un boomerang contro noi stessi tutti. Grazie, proprio per questo motivo io continuerò a non votare questi atti fatti in questo modo, perché ho un'altra visione della programmazione rispetto a un impegno preciso anche delle associazioni culturali che esistono nel territorio nostro, e sono circa 630. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, allora andiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Toti ha votato. Toti ha favorevole. Allora, 18 voti favorevoli, un astenuto e due consiglieri, un consigliere pur non, essendo presenti, non partecipano al voto e sono Vitrotti e Biondo. Passiamo al punto successivo. Mozione a firma dei consiglieri Guido, Tripputi, Giannone, La Zazzera, Alabiso, Giuliano, Toti, Tosatti, Ariano, Zitoli, De Chiara, Rinaldi e Principato, avente ad oggetto azioni di contrasto agli estremismi in territorio municipale. Chi la vuole illustrare? Consigliera Alabiso. Allora, negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, ci sono stati nel nostro municipio delle azioni di natura estremista da parte di gruppi organizzati che stanno destabilizzando l'ordine sociale del nostro territorio.
Tali azioni si svolgono tramite affissione di volantini nei modi più disparati, soprattutto fuori le scuole, e quindi rovinando il decoro della nostra città. Queste organizzazioni, inoltre, queste iniziative hanno, queste organizzazioni svolgono anche azioni di tipo intimidatorio, se non spesso di tipo violento addirittura. Tali gruppi organizzati cercano di coinvolgere i ragazzi delle scuole, come dicevo prima, addirittura delle scuole medie, quindi stiamo parlando di ragazzi minorenni, per sottolineare la gravità appunto di queste iniziative. Il compito dell'amministrazione è quello di garantire chiaramente la sicurezza dei cittadini. Si è resa necessaria da parte chiaramente della Commissione Quinta Scuola di scrivere questa mozione, che è stata condivisa da più parti politiche, quindi c'è da riconoscerlo, per coinvolgere le scuole in manifestazioni e dibattiti sul tema dell'integrazione civica, per favorire il contrasto a forme di estremismo in accordo con le forze dell'ordine e le istituzioni chiaramente competenti, affrontando questo tema, questo argomento, nel tavolo della sicurezza municipale, che è stato fondato anche dal Movimento 5 Stelle, che credo sia una cosa comunque da ricordare. Il terzo punto è potenziare i percorsi con le istituzioni competenti e con le comunità al fine di facilitare l'integrazione e l'aggregazione giovanile. Grazie. Interventi? Ci sono interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, proposta di mozione ad oggetto azioni di contrasto agli estremismi in territorio municipale. Quando mi è arrivata questa mozione ho detto: oh caspita, che bello. Ho cominciato a leggere e devo dire le intenzioni, gli impegni sono importanti, no? Quindi qualcuno prima di me, presentando la mozione, ha detto che si stanno verificando delle cose abbastanza spiacevoli su questo territorio, sì. Dopodiché però mi sono confusa, perché quando ho visto la trasversalità di questa mozione allora non ho capito quali sono gli estremismi. E allora chiedo, perché questo è stato anche oggetto di discussione in una interrogazione che il Partito Democratico aveva presentato, perché a seguito delle occupazioni di alcuni stabili di via Taranto, come sapete, da parte del partito di Forza Nuova, c'eravamo appunto mobilitati rispetto al fatto che l'ATER dovesse intervenire. Non solo, avevamo anche messo in campo delle iniziative pubbliche, in particolare con un coordinamento al quale ha visto c'è stata anche la partecipazione della Presidente a Piazza Re di Roma. C'eravamo preoccupati del fatto che non solo avevano occupato quegli stabili, ma che nel giro di qualche giorno, forse qualche notte, avevano completamente tappezzato le vie e le adiacenti a Piazza Re di Roma con dei manifesti alquanto preoccupanti e di evidente richiamo di stampo fascista. Ci fu detto che sarebbero stati rimossi e che probabilmente si sarebbe anche proceduto ad una sanzione, perché erano anche manifesti firmati e quindi molto probabilmente si riusciva ad arrivare appunto a chi aveva fatto questa azione. Quindi mi chiedo, forse non ho capito io, però vado avanti. Nel corso di questi mesi, in particolare nel mese di gennaio, si svolge come di solito, come ogni anno, il corteo di H. Larenzia in occasione della ricorrenza, come sapete, movimento politico che si trova nella parte nella parte dell'Appio Latino, chiamiamo così, hanno una sede, hanno evidenti manifesti di stampo e di richiamo fascista che affiggono abusivamente da sempre. E non solo, in occasione di alcune ricorrenze particolari ci siamo anche trovati, sì, non solo una grande partecipazione,
va bene, insomma, partecipare a delle manifestazioni e delle ricorrenze, nessuno, insomma, sono autorizzate, quindi per carità. Però poi quando si arriva davanti alla sede e si fa il saluto fascista, io sinceramente immagino che le azioni di contrasto agli estremismi nel territorio si parla di questo. Oppure si parla di una scritta che è stata fatta dal blocco studentesco, così ormai, diciamo, ci siamo tutti, visto che qualcuno citava pure le scuole, davanti alla sede dell'AMPI. Non so se, immagino che tutti conosciate cosa è l'AMPI, oppure, non lo so perché qualcuno l'aveva chiesto, quindi, però non solo, e ho visto che la Presidente se l'è anche intestata, invece lì, poveracci, quelli dell'AMPI di Via Saluzzo si sono messi là davanti e hanno fatto, diciamo, degli interventi alla polizia preposta, ai PICS, che sono quelli che sono, diciamo, quelli che devono intervenire, per la rimozione, tra l'altro, di altrettanto manifesto sulla facciata del liceo Darwin, anche lì di evidente richiamo fascista. Io allora a questo punto, vista la trasversalità di questo atto, veramente ho confusione, perché forse bisognerebbe essere più espliciti e evitare di accarezzare il pelo di qua e di là e di stare sempre con un pezzo di qua e un pezzo ci giriamo di là, un pezzo strizziamo l'occhio di qua, un pezzo strizziamo l'occhio, non si può fare. Allora, diciamole chiaramente, tra l'altro questo sembra anche un ordine del giorno che era stato, diciamo, avanzato in altre, mi sembra in sesto municipio, poi votato all'unanimità, però di cui io ho recuperato, diciamo, l'atto e manca pure un pezzo, quindi non ho capito se c'è stato una, no, voi non lo sapete. Ma qui lei non interviene, Presidente? Sì, sì. A me non mi interessa, Presidente, a me se mi richiama, e già mi sono preso un richiamo, che mi dice a me di rispettare il regolamento, lo deve fare anche con la sua maggioranza, è la quinta volta che glielo dico e gli chiedo per cortesia di farlo rispettare a tutti il regolamento. Grazie, Presidente, la ringrazio. Allora, se questo, posso continuare? Ma io anche ho la febbre e sono al lavoro, ma che vuol dire? Ma è un fatto personale. Gentile con lei, quindi per favore, un richiamo al consigliere Guido e andiamo avanti. Siccome è molto appassionante, mi sono svegliata. Mi dispiace che si stia qui con la febbre, non so, le posso dare una tachipirina, ce l'ho. No. Non gliela do, ok. Posso continuare? Quindi io dico. Allora io dico, allora esplicitiamo le cose in modo più chiaro, cioè cerchiamo di evitare dei concetti generici che non, secondo me non puntano a scardinare veramente l'obiettivo che avete voi esplicitato con questa mozione. Cioè, quando parliamo di coinvolgere per scopi di sensibilizzazione giovanile, lo dobbiamo dire quello che sta accadendo sul nostro municipio, gli dobbiamo dare un nome e cognome alle cose. Altrimenti nessuno si sente chiamato in causa rispetto alle responsabilità di ciò che hanno fatto, atti gravissimi. Ci sono leggi nazionali che vietano l'apologia del fascismo e vengono ovviamente sempre, purtroppo, sempre non osservate. Questo è il problema, però diciamolo, altrimenti non si capisce. Quando parliamo di favorire il controllo e le azioni susseguenti, lo dobbiamo dire, li abbiamo sanzionati quelli di blocco studentesco, li abbiamo sanzionati quelli di H. Larenzia. Perché come dite voi, la legalità su questo è alla base. Altrimenti si sentiranno sempre impuniti. È o non è giusto non giudicare se quella manifestazione giusta, legittima, era o meno partecipata, ma trovarsi davanti a una sede in cui si fa il saluto fascista è giusto? Questa roba sta avvenendo nel nostro municipio, santa pace. Allora scriviamole le cose: è successo questo, questo e questo, si è verificato sulla traccia della scuola Darwin questo, questo e questo, si è svolto il 7, è successo questo, questo e questo. Questo è, perché altrimenti io non lo so di che cosa state parlando. E sinceramente mi preoccupano queste forme generiche in cui tutti siamo chiamati alle azioni di contrasto agli estremismi in territorio municipale e in realtà non è richiamato nessuno, purtroppo. Allora, io non dico di essere veramente sempre settaria e sempre faziosa, però io
gradirei la chiarezza, perché per cercare la convergenza da parte di tutte le forze politiche, non di una parte, mi sono anche abbastanza stancata, scusate, vanno bene pure, ce l'ho quelli della maggioranza, dell'opposizione, ma vanno bene pure tutte le buone intenzioni, ma non è possibile, oppure, e questo è il caso, ci hanno proprio ragione loro, è esattamente questa la convergenza politica. E sinceramente me ne dispiace, perché poc'anzi qualcuno ci ha ricordato di quanto fossero belle e importanti le cerimonie e le manifestazioni per il Q44, scusate, per l'astrellamento del Quadraro. Qualcuno diceva che Monti del Grano faceva schifo, invece no, perché all'unanimità quell'ordine del giorno è stato votato, tanto che stiamo a chiacchierare. Quindi anche la sua maggioranza ha detto che quella roba si doveva fare. Allora però non presentiamo atti così, che non hanno senso, presentiamoli col nome e coi cognomi, con le cose dette, con le cose fatte e con le brutalità che succedono su questo municipio, che nel corso di questi anni sono peggiorate, perché quando sulla sede di una occupata, di una di alcuni appartamenti c'è scritto cibo solo agli italiani, si distribuiscono generi alimentari solo agli italiani, a me mi fa schifo. Io sul mio municipio questa roba non la voglio. Allora è questo? Se è questo, io vi chiedo scusa per tutto quello che ho detto fino adesso, io non l'ho capito, vi chiedo veramente scusa, chiedo scusa a questa maggioranza e anche a tutti voi che vi sto annoiando pure, però se non è questo lo dovete dire, lo dovete scrivere e ci dovete convincere che questa roba non è una cosa senza un senso, altrimenti purtroppo il giudizio è quello che vi ho dato fino ad oggi e non posso che essere ulteriormente preoccupata, perché se avevo raccolto un'adesione importante da parte della presidenza di questo municipio per cercare di lavorare insieme sulle cose, anche su quelle che ci preoccupano, questa roba sinceramente mi lascia senza un perimetro e mi dispiace. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Beh, un passaggio, un consiglio politico. Mi fa piacere. Mi fa piacere che la collega mi ha preceduto e mi ha dato lo strumento per parlare un po' di politica, giustamente, perché poi l'ottica con cui uno vive il territorio. A volte un amico mi diceva: ma tu hai visto quello che c'è stava ieri in televisione? Dice: no, stavi dietro. E certo che non la vedevi, se stavi dietro non vedi la televisione. Quindi a volte capisco che chi le cose si vedono da un lato o dall'altro a seconda di cui serve. Bene, questo effettivamente è un municipio dove ci sono delle preoccupazioni, ha ragione la collega, è un municipio dove ci sono stati molti problemi, è un municipio dove ci sono delle manifestazioni evidenti, è un municipio dove bisogna intervenire, è un municipio dove da quando io sono qui dal 2006 tutto è stato permesso, è un municipio che ci hanno considerato delle occupazioni, è un municipio dove la sinistra faceva quello che gli pareva, quindi le occupazioni dei centri sociali, e non mi sembra che qui qualcuno mai è morto, no? Oppure si sia strappati i capelli, e la battuta la faccio io che non ce l'ho, ok? Che comunque una notte non dormiva, ma questo era. Allora io voglio dire, no? Perché non riusciamo ad avere lo stesso equilibrio nel dire certe cose? Non mi sembra che questo municipio si sia ricordato per cose diverse, non mi sembra che questo municipio la trasparenza aveva la maggioranza, la legalità veniva rispettata, non mi sembra, e non lo dico solo io, anzi forse sono uno degli ultimi a dirlo, ma che qui chi ha governato ha permesso tutto e di più, insomma è conosciuto, sa, sui libri di storia, lo metteranno anche nel percorso scolastico. Non è che alcuni presidenti che stavano qui si ricordano solo per la politica creativa. Oppure le occupazioni sono una cosa normale. Allora, se vogliamo prenderci in giro ci prendiamo, se vogliamo rompere questa mozione la rompiamo, ma se dobbiamo fare elenchi fammeli tutti. No, a Calarenzia una manifestazione, qui stiamo mettendo, forse, se l'ho capita bene, ma io siccome c'avevo la sufficienza, a me l'insegnante italiano mi è morta da piccola, quindi forse non l'ho capito il fine,
Qui stiamo dicendo tutto ciò che va agli estremi. O l'estremo è solo a destra e a sinistra non c'è. O la storia la ricordiamo dalla sinistra. Cadiamo in questa banale contraddizione. Noi ci mettiamo a fare un discorso sinistra estrema o destra estrema. Noi dobbiamo fare un discorso di democrazia, di rappresentanza democratica. E questo dobbiamo fare. Quindi, secondo me, o strappiamo sta roba, oppure, se c'è un senso, chi l'ha proposta è colpa vostra, che l'avete proposta, quindi mo dovete pure rispondere, chiaro? Perché se uno trova la convergenza, magari arrivasse a chi di dovere le notizie di come si vota su un territorio, magari, non c'ho problemi io. Ma questo non vuol dire, capito, parlare di un ragionamento politico. Qui stiamo a fare un discorso de parte. E non va bene il discorso de parte. Non va bene. In questo municipio ci sono occupazioni che stanno all'88% e nessuno ha mai fatto nulla. C'avevamo un presidente che, capito, che ha utilizzato il suo strumento, la sua posizione per avere dei vantaggi. Ma di che stiamo a parlare? Ok? Poi dopo però qual è il discorso? Che chi occupa, chi ha delle situazioni occupate sono cose fatte bene. Poi se lo occupano la destra, no, quelle. Se si fa un corteo di 6.000 persone, che io posso anche non condividere, infatti non ci stavo, ok? Però ordinato, pulito eccetera, no. Se si spacca tutto è normale, perché non siamo abituati a che si spacca tutto dentro questa città. E allora, se c'ho ragione, forse non me la devi da te, collega, perché non è che mi cambia la vita, se non me la dai perché sta su un'altra parte politica, ma io penso che è l'opinione pubblica che poi decide, che dà, cioè, diciamo, il sentimento di quello che è. Noi verremo tanto giudicati dalla gente, noi possiamo dire quello che ci pare, oggi è tutto relativo, la registrazione viene mandata e finisce lì, però il senso comune, no? Voteremo una cosa dopo su un quartiere nostro che hanno fatto come gli pare su via Flavio Sirigone. Ma di che stava a parlare? E non è che c'è stava l'estrema destra. Quindi voglio dire, non parliamo di queste cose, cerchiamo di essere propositivi. È stata fatta una mozione dove si dice gli estremi. E quando uno dice gli estremi, ma come può essere non d'accordo a dire facciamo funzionare qualcosa che... Poi l'ha fatto l'estrema destra, lo fa l'estrema sinistra. Le cose sono condannabili, le cose che non hanno legalità sono condannabili. Noi lo diciamo con chiarezza, ma qualcuno forse non lo dice. Intervento. E ringrazio, Presidente, di questo, la collega, di questo intervento prettamente politico. Ho evitato il secondo richiamo, mi sembrava brutto, visto la passionalità dell'intervento, però cerchiamo veramente di rispettare la... il regolamento che ben tutti conosciamo dopo un anno e mezzo. Non voglio parlare delle diverse passate consigliature, ma il regolamento lo conosciamo almeno tutti quelli che siamo qui da un anno e mezzo, quindi rispettiamolo. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente della pazienza e di guardare con attenzione a questa mozione. Anche io ho molti dubbi sulle modalità di presentazione di questa mozione, anzi avrei voluto ricordare a tutta l'Aula questa mattina un fatto importante. Lo ricordo adesso perché qualcuno ha parlato di scuola, è un fatto molto grave che avviene nel nostro territorio. Pamela Mastropietro, che è stata trovata a pezzi nella valigetta, era un'alunna della scuola Ceneda, era una nostra alunna, era un'alunna di compagna di mio figlio, e il disagio che provava da molti anni l'ha ricondotta in una comunità, ed è successo quello che è successo. Avrei voluto ricordarlo stamattina, però se qualcuno parla di scuole al terzo punto metta di fare percorsi con la comunità al fine di facilitare l'integrazione e l'aggregazione giovanile, forse dovremmo pensare di più a quello che si scrive e a quello che si fa. Siccome si sta parlando negli ultimi mesi
c'è qualcosa volto a destabilizzare l'ordine sociale. Questo appare nella premessa. Analizziamo quello che è successo negli ultimi mesi. Guardiamo quello che è successo negli ultimi mesi. Allora sì, possiamo firmare una mozione, un ordine del giorno, in cui condanniamo realisticamente quello che è avvenuto negli ultimi mesi. Se poi dobbiamo iniziare dalla rivoluzione russa, io prendo le distanze assolutamente tra chi vuole difendere percorsi politici diversi da quelli che la sinistra ci ha insegnato e rispetto, ma rispetto anche ai principi di chi mi ha preceduto, però è un'altra cosa. Questa è una mozione che parla di quello che sta succedendo davanti a Russell da qualche mese, dai ragazzi che vengono accoppati da chi sta lì per fare politica e per condurre azioni che vanno fuori da ogni logica. Allora io sono ben d'accordo di votarla, sono anche d'accordo di votare un'azione che si rivolge contro chiunque, sono d'accordo di intraprendere un'azione contro i manifesti e le scritte che si appongono innanzi a tutti gli istituti scolastici, proprio per un fatto di decoro, però mi sembra poi alla fine che nessuno di questi atti viene preso in considerazione e quindi mi sembra un atto che non si capisce dove voglia arrivare. Delle scuole del territorio municipale per scopi di affiliazione e reclutamento in funzione antisociali. Ecco, vogliamo sapere negli ultimi mesi se avete esempi di quello che è successo a Re di Roma, davanti a Russell e anche di fronte a Via Rocca di Papa, per esempio. Ecco, di questo si tratta. Se noi vogliamo analizzare dei fenomeni, guardiamo al panorama attuale, perché con quello ci dobbiamo difendere. Proprio per questo io onestamente vi devo dire, rimango sorpreso da questa proposta di mozione. Qual è il contrasto che noi facciamo a questi estremisti? Quali possiamo, che contrasto facciamo? Beh, bisogna partire dalla scuola e allora con degli argomenti certi rispetto. Magari, scusa, io sono stato molto attento mentre lei parlava, consigliere. E l'ho ascoltato con. Ma non ha. Allora, senti, io sono stato. Io non ho detto niente. Vicepresidente, se la Presidente non ce la fa, la sostituisca. Sono stanca dei vostri comportamenti. Che cos'è che abbiamo detto? Allora, un conto è parlare sopra qualcuno che sta parlando e fare. Ma non gli ho detto di far richiamo. Quello accanto, che lo fate tutti, perché da qui non vi rendete conto, ma lo fate. Io non parlo mai. Fate tutti, quindi dovrebbe essere un continuo richiamo a tutti quanti. Quindi prima io ho dato la nota di richiamo solamente a quelli che hanno interrotto e hanno parlato sopra a quelli che stavano parlando. Quindi consigliere Ciancio, lei come quando parla lei su quando parlano gli altri? Lei va davanti, stia tranquillo, va davanti, proceda. Presidente, io non ho richiamato nessuno, anzi è stato lui stesso a dire che stava parlando e... Lei non si fermi, vada avanti, perché qui purtroppo spesso la maleducazione è comune. Quando gli altri parlano, gli altri fanno chiasso continuo. Quindi lei vada avanti, non si preoccupi come non si preoccupano tutti gli altri quando parla lei. Vada avanti. Io finisco nel dire che naturalmente questa proposta di mozione che non coincide con il panorama di quello che effettivamente sta succedendo nelle nostre scuole, nei nostri quartieri, non è obiettiva rispetto al punto di vista delle premesse e dell'impegno e pertanto si respinge al mittente. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Ah no, è vero, mi ero segnata già il consigliere Principato, quindi subito dopo il consigliere Toti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io ho
ho veramente difficoltà a comprendere le posizioni dei membri dell'opposizione che si sono espressi fino a questo momento. Vorrei brevemente rileggere quello che è l'impegno di questo atto che noi chiediamo alla nostra Presidente e agli assessori di competenza. Due punti semplici, asciutti e chiarissimi. Il primo, a coinvolgere per scopi di sensibilizzazione giovanile le scuole in manifestazioni, eventi e dibattiti pubblici sul tema dell'integrazione civica, della memoria storica e della funzione antisociale che è tipica di azioni e condotte estremiste di qualsiasi natura. Due, a favorire il controllo e le azioni susseguenti in contrasto alle forme di estremismo, in raccordo con forze dell'ordine, istituzioni di controllo competenti e continuando a far presente la tematica e il suo sviluppo ai componenti del tavolo sicurezza. Nel 2018, all'interno di un consiglio municipale, di fronte ad un pubblico di cittadini che pagano attraverso le loro tasse anche questa seduta e la nostra presenza qui oggi, scendere nel dibattito storico tra destra e sinistra, secondo me, è quantomeno fuori luogo. Tornando all'atto, credo che sia semplice, chiaro, immediato quello che noi stiamo richiedendo come impegno e sul quale chiediamo l'appoggio di tutte le forze politiche. Parliamo di sensibilizzazione giovanile, di rapporti con le scuole, manifestazioni, dibattiti. Cioè, cosa c'è di così strano e invotabile su quest'atto? Cioè, cos'è che non è condivisibile da tutte le forze politiche a prescindere dal colore politico? Questo vorrei capire. La sensibilizzazione dei ragazzi non è condivisibile? Beh, se per voi non è condivisibile ne prendiamo atto. Gli eventi e i dibattiti pubblici, l'integrazione civica, la memoria storica, non è condivisibile né a destra né a sinistra? Ne prendiamo atto. Il controllo e il contrasto alle forme di estremismo. Quindi c'è qualcuno dell'opposizione che è a favore dell'estremismo? È una domanda la mia, eh? Il raccordo con le forze dell'ordine e le istituzioni di controllo competenti e portare questi temi non solo sui ragazzi, ma anche all'interno del tavolo di sicurezza municipale, che ricordo ai cittadini è un tavolo di interforze in cui sono presenti le forze di polizia, viene rappresentato il municipio. Cioè io veramente oggi ho difficoltà a comprendere come non si possa votare un atto del genere, a prescindere, ribadisco, da qualsiasi colore politico. Informazione, sensibilizzazione, lotta all'estremismo, e non scendo nel dibattito che avete fatto, permettetemi di dire ridicolo, tra destra e sinistra. Tu sei più estremista, io sono meno estremista, quello ha fatto peggio, quello ha fatto meglio. Stiamo parlando di ragazzi, c'è un problema, va affrontato. È al di fuori di qualsiasi campagna elettorale, di qualsiasi partito politico. Stiamo parlando dei nostri ragazzi, del nostro futuro. Dobbiamo informarli, dobbiamo supportarli, dobbiamo aiutarli. Questo deve essere il primo impegno dell'amministrazione, diffondere le informazioni corrette, la cultura, non la tolleranza, il rispetto verso gli altri. Ma chi è che può non condividere una roba del genere nel 2018? A prescindere, ribadisco per la terza volta, dal colore politico. Qui non si tratta di Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Partito Democratico. Si tratta del futuro dei nostri ragazzi, ai quali dobbiamo stare accanto. Questo vi stiamo chiedendo oggi. E i cittadini presenti oggi in aula e quelli che avranno modo di visualizzare successivamente la registrazione di questa seduta si ricorderanno che nella giornata di oggi alcuni partiti
hanno deciso di non votare un atto che chiedeva la lotta contro gli estremismi, la diffusione di una cultura di tolleranza e di rispetto verso gli altri. Se lo ricorderanno quei cittadini che successivamente andranno a votare, visto che parliamo di campagna elettorale, perché questo è l'obiettivo, distogliere da un tema così importante per parlare di altro. Torniamo sul tema, torniamo sull'oggetto del tema. La domanda è a tutte le opposizioni: siete d'accordo o no a lottare contro gli estremismi? È un atto di indirizzo di questo tipo che impegna la Presidente e la Giunta. Per quale motivo non è condivisibile? Vorrei delle risposte, grazie. Consigliere Toti. Sì, noi siamo soprattutto contro le organizzazioni politiche antidemocratiche. Questo è lo sbarramento assoluto che noi teniamo a ribadire. Ben ha fatto la Allora, ripeto, noi siamo lo spartiacque, per noi è l'antidemocrazia, cioè noi siamo assolutamente contro tutte le organizzazioni antidemocratiche. E bene ha fatto, io voglio ricordare, la Costituzione tedesca che vieta la riorganizzazione del partito nazista e del partito comunista. Questo è nella Costituzione della Repubblica Federale Tedesca. Perciò contro questo tipo di estremismo, l'estremismo antidemocratico, che ha connotazioni chiaramente certe, che trovano nel fascismo e nel comunismo connotazioni antidemocratiche. È chiaro che io non capisco l'impossibilità del Partito Democratico e del gruppo misto di votare questa mozione. Questa mozione che parla di promuovere e sviluppare con le forze di polizia tutte le azioni di contrasto ai gruppi organizzati politici che agiscono con metodi intimidatori, antisemiti, disgreganti, antisociali, che mirino a destabilizzare l'ordine pubblico. Io lo voglio ripetere nuovamente. Non mi piace che forze politiche all'interno di questo municipio non siano d'accordo rispetto a intimidazioni, discorsi antisemiti, disgreganti, antisociali che mirino a destabilizzare l'ordine pubblico. Che dobbiamo dire di più rispetto a questo? Cioè mettere fascisti e comunisti. Io ricordo, perché vengo da lontano, quando facendo il giornale dell'Appio Tuscolano, ero praticamente il proprietario del giornale, mi vennero a trovare i carabinieri di Via Britannia e mi dissero che stavo sul libro delle Brigate Rosse, perché avevo messo le foto segnaletiche, le avevo segnate tutte le foto segnaletiche, avevo messo un 12, mi sembra, foto segnaletica su Prospero Gallinari, che aveva avuto un conflitto a fuoco. Perciò voglio dire, in alcune sezioni io vedo ancora le falce e il martello, che voglio dire riportano a compagni che sbagliano, a discorsi antidemocratici. Perciò voglio dire, forse per questo non firmate oggi questa cosa, perché voglio ripetere, siete d'accordo rispetto alle intimidazioni, siete d'accordo rispetto a discorsi antisemiti, disgreganti, antisociali, che mirino a destabilizzare. Ci sono gente che fa il saluto fascista e voglio dire, le forze di polizia, non è che il municipio dipende dai forze dal municipio, le forze di polizia hanno un ministro, hanno un questore, hanno un prefetto. Io voglio dire, se ci sono contesti che sono fuori dalle leggi, bisogna intervenire con durezza. Se c'è estremi di fascismo rispetto a questo, io non capisco perché le forze di polizia, il prefetto, il questore, ma il ministro
voglio dire, intervenga duramente rispetto a questo, e non mi sembra che sia il ministro degli interni di Forza Italia. Ma voglio dire, rispetto a questo, c'è poi il discorso del coinvolgimento importante rispetto alle scuole. A favorire, abbiamo detto, azioni susseguenti di contrasto in raccordo con le forze dell'ordine. Cioè, quel raccordo con le forze dell'ordine è il discorso centrale della scuola rispetto a un discorso educativo di questi temi. Mettere al centro il discorso dell'antidemocrazia che alcuni gruppi politici portano avanti, perché ci può essere anche un estremismo, se vogliamo, non antidemocratico, ma perché, voglio dire, ci potrebbero essere i partiti che fanno proposte diciamo più estreme, ma quello che è centrale è il discorso antidemocratico. Su questo non ci può essere tolleranza. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, guardate, quando abbiamo scritto l'atto, perché l'atto è originale, non so quello che abbiamo scritto al sesto, era un punto che volevamo mettere come amministrazione pubblica, quindi è il suo ruolo, no? C'è un punto forte contro gli estremismi. Allora, io qui dico una cosa che è molto breve in realtà. Allora, intanto ci dobbiamo fare uno sforzo di storicizzazione. E la storicizzazione non è di parte, non può essere di parte, non può essere di parte. C'è quella fatta bene. Allora, vi dico che se dovessimo stare qua a fare una lista di quello che hanno fatto in questa città, in questi quartieri, cioè gli estremisti di destra e quelli di sinistra, ci staremo qua per 3 giorni. Allora io vi dico anche un'altra cosa, che l'estremismo non è di sinistra e l'estremismo non è di destra, è estremismo. Il fatto ancora più grave, sapete qual è? Che all'interno delle scuole c'è una vera e propria, da anni, cioè mica è cominciata questo mese, c'è una vera e propria campagna di affiliazione con gli studenti e con i bambini. E sapete qual è la cosa ancora più grave? Che non sono gli adulti che fanno affiliazione con gli studenti, sono i coetanei che fanno affiliazione con i propri compagni di classe, va bene? Allora, questa affiliazione non ci importa nulla a noi, vabbè che siamo, c'è del Movimento 5 Stelle, che abbiamo tutta una nostra visione politica, però non ce ne importa nulla se questo tipo di affiliazione sia di destra, sia di sinistra, di centro, di sopra e di sotto, perché ci sono anche gli estremismi di centro, ci sono, esistono, va bene? Tutti ci sono gli estremismi. Ecco, allora, per dire, quello che chiediamo qua semplicemente è questo: eventi di sensibilizzazione con gli studenti, con i genitori, con gli istruttori che sono nelle scuole, con la parte civile. Lo scorso sabato, che era 27 gennaio, giorno della memoria, c'è stato un bellissimo incontro in Sala Rossa, sabato mattina, per parlare della situazione degli internati militari, che è una categoria che nella parte di Shoah, eccetera, viene totalmente bistrattata, non si conosce per nulla. C'era anche l'AMPI, va bene. Allora, ecco, storicizzare vuol dire conoscere, cioè conoscere le cause per non ripetere, ma non in maniera partitica, perché non esiste la parte. La parte non esiste, esiste qualcosa che dobbiamo fare per la cittadinanza che sia di utilità e di protezione per la stessa. Presidente, come i manifesti di, non so, Casa Pau, non so chi, chi l'ha fatti, quell'atti di H. Larenzia, come le occupazioni di sinistra, come le affiliazioni dentro le scuole che sono di destra e di sinistra, ma non mi interessa neanche dire destra e sinistra, mi interessa dire che sono affiliazioni che portano i ragazzi, cioè su vie traverse, che sono contro l'inclusione, cioè loro si stanno escludendo socialmente, non c'è un colore politico, non stiamo qua a dire pa di qua e di là, non esiste proprio. Allora, se vogliamo essere seri, e penso che lo siamo, anche perché molte parti
insomma, di questo consiglio l'hanno firmata questa mozione, perché c'ha un senso non solo simbolico ma anche pratico. Il tavolo sicurezza, cioè di cui fa parte la Presidente e in cui è presente la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, eccetera eccetera, sono atti pratici che fa un'amministrazione responsabile, che non bada alla destra e alla sinistra, bada al benessere dei cittadini. E non è neanche campagna elettorale questa, questo è un dato di fatto. Se poi ci vogliamo perdere nei meandri, cioè delle correnti politiche, io voglio vedere oggi chi vota questo atto e chi non lo vota, perché chi non lo vota ci avrà una sua responsabilità nei confronti della cittadinanza. Grazie. Che stanchezza veramente, guarda, non si riesce veramente a tenere un comportamento consono. E poi mi si dice si può o non si può, come se il regolamento non fosse noto. Io sono anche stanca di ripetere il regolamento, poi mi si dice che sono maestrina, però il regolamento sarebbe il caso di rispettarlo tutti. Allora, ci sono altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, cercherò di prendermi tutti i 10 minuti che mi spettano in modo che si possa anche un po' nel frattempo riposare. Io ritorno sul... È stronza, sul... Presidente. Sì, l'abbiamo sentito. Abbiamo sentito che è una stronza questa consigliera. Almeno si scusa, no, il microfono acceso. Capito? Perché è stronza. Va bene, ma tanto abbiamo sentito ben di peggio, quindi non è un problema. Io però vorrei tornare sull'argomento, perché adesso si sta veramente facendo della facile demagogia su questo tema. Allora permettetemi di dirmi, e vi chiedo di non interrompermi, che discutere questo atto in questo modo ad una settimana dal 27 gennaio, senza averlo prima voluto condividere con le opposizioni, e a seguito di un autunno e di un inverno molto scottanti da questo punto di vista, perché come sapete le manifestazioni delle forze di estrema destra si sono succedute visibilmente e pericolosamente in questo municipio, la trovo una cosa alquanto preoccupante, e veramente vorrei uscire dalla polemica in cui provate ad incastrarci, perché però non posso non rispondere alle domande che faceva in qualche modo il consigliere Principato, che adesso è uscito ma poi potrà sentirmi dalla registrazione, perché io esattamente un anno fa, per caso oggi che è il 1° febbraio, ero ad Auschwitz con i viaggi della memoria, con le scuole che ogni anno fanno questi viaggi e tornano cambiati veramente. E questo lo dico perché siamo convinti che il lavoro nelle scuole sia la prima cosa da fare. Ma non pensavo veramente dopo quel viaggio di dovermi ritrovare un anno dopo a discutere nel consiglio di un municipio della capitale d'Italia ancora di destra e sinistra, di fascisti e di comunisti, e non di quello che sta succedendo nel 2018. No, nel 2018. E allora, invece di parlare di fascismo e di comunismo dal punto di vista politico e storicizzare, come dice qualcuno, come se tutto fosse uguale e tutto avesse lo stesso peso anche nella storia, io vorrei che noi parlassimo di quello che succede oggi nel nostro territorio, senza improvvisarci tutti degli Alberto Angela. Il Partito Democratico vi sta parlando di episodi, ok? Non di affermazioni o di organizzazioni, vi sta parlando di episodi di violenza, di minacce, di denigrazione, di razzismo che negli ultimi mesi nel nostro municipio abbiamo visto paurosamente aumentare, e ne abbiamo parlato, perché se non ripartiamo da questa base su cui abbiamo discusso qualche mese fa anche alla presenza della Presidente del municipio, non stiamo parlando della stessa cosa. E mi dispiace contraddire quello che ha sostenuto il Movimento 5 Stelle, ovvero che la parte non esiste. La parte esiste, e la parte oggi noi dovremmo dimostrarla tutti insieme, dando una risposta a
i cittadini di origine bengalese che sono stati picchiati nel nostro municipio da forze di estrema destra, dovremmo darla ai ragazzi del liceo Russell che sono stati minacciati e si sono presi un pugno in faccia dalle forze di estrema destra di questo municipio, dovremmo darla a chi subisce minacce tutti i giorni, dovremmo darla agli iscritti del Partito Democratico che hanno fatto un'iniziativa qualche mese fa con la giornalista Federica Angeli e l'onorevole Fiano, colpevoli semplicemente di aver sollevato un'inchiesta sui problemi delle forze di centrodestra e diciamo, gli affari economici delle forze di centrodestra del settimo municipio, prima ancora che di tutta Roma e di tutta Italia. E in quell'occasione, se vi fosse sfuggito, un gruppo nutrito di occupanti di Forza Nuova di Via Taranto sono arrivati davanti a una sede del Partito Democratico a minacciare le persone che stavano partecipando a quell'iniziativa aspettandoli fuori, e chi ha partecipato a quell'iniziativa è stato scortato dalla polizia. Noi di questo stiamo parlando, e allora vi ribadisco che una parte esiste e noi siamo dalla parte di queste persone e non dalla parte di chi li ha minacciati, li ha picchiati o li ha umiliati in questi mesi. La domanda la pongo io a voi, a tutti. Su questo siamo d'accordo? Siamo dalla stessa parte o non siamo dalla stessa parte? Perché parlare di qualcosa di troppo generico oggi non funziona, perché ci sono delle persone che sono andate all'ospedale, ci sono delle persone che hanno sentito violentato il proprio diritto democratico di esprimere la propria espressione, ci sono delle targhe in questo municipio che ricordano i martiri della resistenza che sono state violate. Allora vogliamo parlare di queste cose o no? E quindi su questo voglio rispondere anche alla domanda che ci faceva il Movimento 5 Stelle. Questa mozione secondo noi non è condivisibile? No, non è che non è condivisibile, è che, date tutte le cose che vi ho elencato, è altamente insufficiente rispetto al problema di cui stiamo parlando. E vi prego di non portarci sulla questione di ciò che si condivide e ciò che non si condivide, perché se no ci mettiamo qui dentro a parlare del fatto che noi non condividiamo che ci siano degli uomini che violentano le donne, noi non condividiamo che ci siano dei popoli che fanno la guerra degli altri, che noi non condividiamo che ci siano, che gli immigrati debbano arrivare in Italia perché ci sono le guerre nel mondo. Parliamo delle cose che possiamo fare, per favore. E io sinceramente stamattina non ho sentito nulla di concreto da parte vostra. Per questo rifiutiamo quest'atto, non perché non condividiamo i principi, ma perché non siamo qui per condividere principi. Siamo qui per dare a questo territorio delle soluzioni e delle indicazioni, soprattutto in un momento in cui, e di questo voglio ringraziare il consigliere Toti che ha detto una parola importante, in un momento in cui sono in discussione i valori democratici del nostro Paese, a prescindere da quello che votiamo nel segreto dell'urna. E per questo vi rispondo anche a un'altra domanda che ci avete fatto, perché se anche su questo tema siete stati capaci di dire che oggi stiamo utilizzando questa discussione per rubare le tasse ai cittadini, io vi prego a nome del Partito Democratico per l'ennesima volta di farci discutere di cose concrete. Per citare Lenin, dato che così mi potete dire che sono faziosa, che facciamo, che fare? Da dove ricominciamo? Quali sono le risposte? Qui dentro non c'è nessuna risposta, e quindi forse se qualcuno si sta permettendo di fare perdere tempo e soldi ai cittadini, quelli non siamo noi. E rispondo anche a un'altra cosa, perché veramente mi dispiace che non il Movimento 5 Stelle, ma la maggioranza di questo municipio e la maggioranza che si è assunta la responsabilità di governare questo municipio segua pericolosamente i ragionamenti di chi sostiene che fascismo e antifascismo non hanno più senso, perché chi sostiene questo è fascista, punto. Perché chi sostiene che sono solamente dei ragazzi che giocano a fare la politica, mentre, come giustamente diceva il consigliere, nelle scuole i ragazzi nel nostro municipio vengono arruolati quotidianamente, vengono fatti giocare alla cinghia mattanza, vengono minacciati, gli viene detto che per partecipare alle riunioni dei gruppi dirigenti più importanti delle forze di estrema destra
devono necessariamente andare davanti ad un negozio in cui c'è qualcuno del Bangladesh, perché sono più mingherlini, perché poi insomma anche su questo siamo bravi in questo paese a prendercela con i più deboli, oppure davanti a un negozio di qualche cinese, e gli devono fare uno sgarro, come è successo a Via Taranto davanti alla sede di Forza Nuova con un negozio di cose per la casa di cinesi, dove sono stati messi dei petardi per intimidirli. Ma quando vogliamo parlare di queste cose? Non stiamo parlando di Berlino Est o Berlino Ovest nel 1942, consigliere. Stiamo parlando di via Taranto, San Giovanni, Furio Camillo, via Calarenzia, nel settimo municipio, nel 2018. E di tutte queste cose non vi sembra che vi stiate preoccupando? E allora le cose concrete le provo a dire io, così la domanda ve la rifaccio e vediamo se sulla base di quello che ho detto e che spero che condividiate, e sulle proposte che vi faccio, vediamo se siamo d'accordo. Abbiamo fatto una manifestazione in Piazza Re di Roma con la Presidente del Municipio, in cui le abbiamo chiesto un impegno e si è impegnata pubblicamente a fare rimuovere i manifesti abusivi che la notte prima, sempre Forza Nuova, perché su questo invece io credo appunto che i nomi e i cognomi li dobbiamo fare, non dobbiamo fare finta che ci sia un problema generale di estremismo in questo territorio. C'è un problema particolare, specifico, che noi conosciamo molto bene, perché ci è stato denunciato dai cittadini, è stato denunciato dalle forze politiche, è stato denunciato da un coordinamento che si è costituito in questo municipio, è stato denunciato ed è stato accolto anche dalla Presidente del Municipio, che quindi forse dovrebbe essere presente a questa discussione, perché credo che su questo potrebbe seguire il nostro ragionamento. In quell'occasione, rispetto al fatto che la notte prima di quella manifestazione a Piazza Re di Roma la piazza era stata riempita di manifesti abusivi da parte di Forza Nuova, in cui c'era scritto via gli antifascisti dal municipio, e gli antifascisti per me ancora dopo oggi ho qualche dubbio, ma siamo tutti noi. Tempo quindi, scaduto, le dico solo di... Grazie, provo a concludere. Aveva promesso che quei manifesti sarebbero stati rimossi e quelle persone sarebbero state multate. Io non so se questo è successo, almeno potevate arrivare oggi a questa discussione rivendicando che quello che diciamo di fare poi lo facciamo, soprattutto quando si tratta di queste cose. Avevamo chiesto di fare un controllo nelle sedi, tutte quelle che volete, non abbiamo paura, non è un problema di destra o di sinistra, facciamo i controlli in tutte le sedi, ma nella sede di via Taranto, dove vengono distribuiti generi alimentari solo agli italiani, dubito, con qualche licenza alimentare, io penso che la polizia locale da 8 mesi sarebbe dovuta andare, invece ad oggi non si è ancora visto nessuno. E poi ci sono i dossier su questo municipio che raccontano cosa succede nelle nostre scuole, e noi vogliamo fargli semplicemente un po' di educazione civica o vogliamo prendere il problema di petto? Vogliamo parlare anche con i genitori, con le famiglie, con i rappresentanti degli studenti? E poi l'AMPI, dato che l'avete citato, aveva proposto una cosa che noi condividiamo, ovvero di fare dichiarare a tutte le associazioni che partecipano ai bandi del settimo municipio che condividono la 12ª disposizione transitoria della nostra Costituzione italiana, che vieta l'apologia di fascismo e la ricostituzione di organizzazioni che in qualche modo si rifacciano al partito fascista. Abbiamo paura di chiedere questa cosa alle associazioni che partecipano ai bandi culturali del nostro municipio, dato che questa era la discussione che facevamo prima, o abbiamo questo coraggio? Perché un'amministrazione deve fare delle cose, allora se questa amministrazione ha il coraggio deve cominciare ad escludere dalla partecipazione, dal finanziamento con fondi pubblici, tutte le associazioni che non si sentono di appartenere a quella parte che citavo prima, ovvero la parte degli antifascisti del settimo municipio. Grazie. Grazie a lei, visto che mi aveva promesso 10 minuti di riposo e me ne ha fatti fare 12. Allora, vorrei che per favore vi atteneste ai tempi, magari non dovete solo prometterlo, dovete farlo perché è il regolamento che lo impone, e anche rispetto per gli altri. Allora, consigliere Candigliota, 10 minuti. Grazie Presidente, guardi, le prometto e le assicuro che sarò molto breve e conciso. Io non capisco alcune cose, aiutatemi voi, perché io realmente trovo difficoltà. Vedo un dualismo
è veramente assurdo, cioè si dicono delle cose e poi si agisce in un altro modo. Stavo leggendo la proposta di mozione e vedo tutti i firmatari, che ci sono tutte le forze politiche tranne Partito Democratico e l'attuale gruppo misto. Ci sono tutti, tranne tutte le forze politiche, ci sono tutte le forze politiche, quindi non capisco questa cosa. Poi c'è un fatto, ci si fa promotori di alcune situazioni, quindi si fa dell'ideologia e poi non si approvano le proposte. Allora la domanda è questa, si dice forse perché era troppo, non bastava, bisognava fare un lavoro un po' più approfondito. Bene, questo mi sarebbe piaciuto che alcune forze politiche di quelle che non hanno votato l'avessero fatto, dal momento che non erano neanche in commissione, non l'hanno neanche guardata forse. Quindi il lavoro potevano apportare loro delle migliorie, se pensavano che fosse troppo scarno, no? E poi comunque dico sempre che da qualche parte bisogna cominciare, no? Quindi io penso sempre che l'essere propositivo alla fine paga, in un modo e in un altro. Bisogna un attimino solo viaggiare nell'ottica di fare e non di disfare. Anche se magari reputiamo che sia poco, perfetto, cominciamo con quel poco, cominciamo con quel passo. Poi abbiamo la possibilità anche di migliorare quello che si è proposto, ma è stato fatto un passo. Io credo che bisogna andare sempre sulla propositività. Eppure si parla di politica. Io credo che di fronte a degli estremismi, e non mi interessano se siano di destra, di sinistra, centro, come diceva prima il collega, per me si possono chiamare anche Pinco Pallo, non mi interessa, sono estremismi e vanno puniti questi atteggiamenti, perché non possiamo, come diciamo, non possiamo pensare a un discorso ideologico, ma dobbiamo pensare a un dovere istituzionale. Noi siamo qua per rappresentare i cittadini, non siamo qua per rappresentare delle forze politiche. Noi dobbiamo fare quello che la cittadinanza, a quello che alla cittadinanza occorre. Siamo qua per un dovere istituzionale. Quindi io credo che fare una distinzione tra le varie forze politiche, io credo che veramente sia riduttivo e vergognoso. Grazie. Presidente, posso fare una mozione d'ordine? Una proposta, diciamo, alla maggioranza, ovvero se, dato che questo è il tema della giornata, se voi siete disposti a fare una sospensione e inseriamo nelle premesse tutti gli episodi che sono che conosciamo, che sono successi negli ultimi mesi nel municipio, e invito anche il consigliere Giuliano ad esplicitare quali sono gli episodi violenti ed estremisti di forze di estrema sinistra, che chiaramente noi siamo disponibili ad inserire nelle premesse, e se inseriamo nell'impegno anche la proposta, o almeno discutiamo insieme la proposta che ho fatto sui bandi, noi poi chiaramente possiamo anche decidere di votare questa mozione. Se invece resta così, chiaramente non siamo in questa disponibilità. Non so se la mozione si può modificare, sinceramente, perché invece non conosco su questo il regolamento. Nel caso in cui non si possa modificare, i firmatari possono modificarla, ve lo ricordo. Voglio però fare una premessa, perché come appunto stava ricordando il consigliere, questa mozione è passata in commissione, quindi a mio avviso era lì che bisognava partecipare e apportare modifiche. Lo trovo un percorso abbastanza anomalo arrivare qui in consiglio con modifiche non apportate, quando nella commissione, se ben ricordo perché l'ho approvata, questa mozione era all'ordine del giorno. Voglio dire, se non c'era nessuno in quella commissione,
A me sembra veramente anomalo chiedere oggi davanti qui insomma, ai cittadini presenti e a me, io in quella commissione non ci sono, ma ricordo il nulla osta che ho dato. Voglio dire, quello è il posto preposto in cui si cambiano le cose e si apportano le modifiche. Se il Partito Democratico non ha partecipato, insomma, se ne prenda la sua responsabilità. Adesso io lo chiederò lo stesso, perché mi sembra doveroso chiederlo e fare un altro tentativo, però vorrei ricordare che ci sono dei percorsi istituzionali che vanno rispettati, non si viene in consiglio a fare... Per me va bene, basta che questo vale anche quando la maggioranza presenta gli emendamenti alle proprie proposte, perché invece questo va sempre bene. Assolutamente sì. No, abbiamo fatto 12 emendamenti ad una delibera votata in commissione condivisa lo da sto, tutti. Guardi, lei ha la pessima abitudine di interrompere e sto infatti dicendo questo, che di norma scusate, no, mi dovete far finire perché oggi siete veramente stancanti un po' tutti. Allora, devo dire, siccome io lo trovo un atteggiamento anomalo, perché un conto è venire, e mi riferisco anche a lei Biondo, con un passaggio in commissione in cui tutti hanno partecipato, ci sono delle cose e vengono riproposte, però se non c'è stato neanche il passaggio in commissione perché non c'è stata la presenza, io la vedo leggermente diversa, poi lei la veda come vuole. Comunque, proprio per garantire il rispetto di tutti e del pensiero di tutti, io la proposta la faccio lo stesso, però vorrei che i regolamenti e gli iter istituzionali venissero rispettati, perché lo ricordo, consigliera Biondo, la scorsa volta la proposta l'hanno modificata, ha chiesto la firma direttamente, le modifiche direttamente il primo firmatario, come da regolamento. Qui si fa una cosa diversa, non si viene in commissione, non si partecipa, non si firma e poi si chiede in consiglio. Quindi, se lei permette, io la modifica dell'iter la vedo anche grande. Detto questo, è chiarito tutto, e non mi fate discorsi di parte, perché questi sono discorsi di regolamento che nessuno qui vuole rispettare. Io la proposta la faccio lo stesso alla maggioranza. Volete un'interruzione o la ritenete inutile in questo momento? Perché non sarò io a interrompere se non c'è discussione da portare avanti. Quindi lo chiedo al capogruppo della maggioranza, grazie. Posso avere una risposta in tempi brevi? Capogruppo, grazie. Allora, Presidente, io ricordo che per regolamento le mozioni non sono emendabili e che ciò che era successo, come richiamato prima dalla consigliera, era un iter invece regolamentato di emendamento presentato a una delibera di espressione parere, per cui sono due paragoni che non stanno sullo stesso piano. Detto questo, questa mozione, come ricordava la Presidente, è passata in commissione, è stata nella commissione quinta della scorsa settimana, se non ricordo male, per cui è stata portata proprio per la sua deve dire solamente se è interessato o no. Voglio giustificare. È stata portata proprio perché ritenuta essere di un tema delicato e ne abbiamo discusso. E prima che si votasse è stato discusso come tema, come chiaramente testo aperto. Allora io credo che se abbiamo un regolamento che stabilisce l'istituzione di commissione, che sono momenti di lavoro, ecco, noi abbiamo utilizzato questo percorso, pur non essendo necessario, per questo atto, che è stato vagliato dai presenti. Purtroppo, invece, quindi? La parte del Partito Democratico non era presente, quindi non ha potuto dare il suo contributo. Ce ne dispiace, però... Noi non riteniamo che sia opportuno interrompere e mettere mano a quest'atto che è stato ampiamente discusso, condiviso, prima ancora di essere firmato. Grazie. Ci sono altri interventi su questa mozione, consigliera Cercuoni?
No, voglio mantenere un tono ed un profilo istituzionale e molto corretto, ma mi dispiace dire che, come spesso avviene, noi parliamo di fuffa. Di fuffa, perché in più occasioni, e questa è una nota, diciamo, che mi permetto di far presente a chi scrive le mozioni, scriviamo i premessi, considerati, ma ci siamo chiesti perché questi ragazzi cercano in gruppi estremisti una soluzione che le istituzioni non riescono a dare? Perché il problema è quello. Io mi aspetto di parlare qua di servizi sociali, mi aspetto di parlare di disoccupazione, mi aspetto di trovare una soluzione. Questo è il problema vero. Grazie, consigliere Tripputi, che commenta sotto. Un quinto dei ragazzi oggi, dai 19 ai 25 anni, sono a casa. Quindi, per quanto noi volessimo utilizzare, favorire le azioni, coinvolgere, sensibilizzare, sapete chi sono i NEET? Ragazzi che non trovate a scuola, ragazzi che non trovate nelle piazze, ragazzi che non trovate negli oratori, sono invisibili. Noi quelli dovremmo coinvolgere. Dovremmo coinvolgerli e raccontargli la storia, perché io la storia che ho sentito qui dentro, Presidente, non è la storia vera. Ho sentito parlare, vero, del 27 gennaio, ma non ho sentito parlare del 10 febbraio. Ho sentito parlare di Acca Larenzia, ma non ho sentito i nomi di chi è morta ad Acca Larenzia. Perché? Perché dobbiamo ridurre a quattro righe la storia di un territorio che ha marcato profondamente questo territorio? Quando si parla di Acca Larenzia, io chiederei un po' di rispetto, ma non rispetto riguardo, no, lo chiedo e lo chiedo perché sono morti, come sono morti tanti e tanti ragazzi negli anni 70, negli anni 80 per gli estremisti, sono morti, ma esigiamo rispetto. Rispetto per quei morti. Io non ho sentito parlare, è così, mi dispiace, consigliere, dei fratelli Mattei, arsi vivi dentro un'abitazione perché il papà era un missino. Questi sono i problemi, che noi trattiamo gli argomenti a compartimenti stagni senza renderci conto che parliamo di persone. E mi dispiace un'altra cosa, io ho sentito utilizzare il termine affiliazione. Ma stiamo parlando di clan camorristici, quelle sono affiliazioni. I ragazzi che si avvicinano alla politica seria, fatta anche di militanza. Mi dispiace, qualcuno so che se ne andrà perché non capirà che cosa significa fare politica, non capirà cosa significa stare i giorni a discutere in sezione su proposte che poi finiscono sui tavoli dei ministeri, su proposte che poi finiscono all'interno delle sedi istituzionali e che vengono sì da un ragionamento giovanile. I ragazzi hanno anche e hanno soprattutto bisogno di credere in una politica che li coinvolga. Non affiliazione, ma partecipazione, che è una parola ben diversa. Partecipazione di tanti ragazzi che hanno smesso di crederci, ma meno male che oggi nelle sedi e in tanti partiti, e Fratelli d'Italia è l'esempio, abbiamo giovani volenterosi che sacrificano parte della loro vita, che non passano la giornata al centro sociale a farsi la canna, che non passano la giornata per strada perché non hanno nulla da fare, ma sono dentro le sezioni. Rivendico come Fratelli d'Italia una gioventù che ci crede. E dico al Movimento 5 Stelle, badate bene, perché il nulla che avanza né destra né sinistra né su né centro è peggio ed è pericoloso, perché svuotate di senso quello che stiamo facendo. È il nulla che avanza che deve far paura. E se c'è un confronto, ben venga il confronto su argomenti seri, su posizioni politiche anche diverse, ma che ci sia confronto. E non mi aspettavo da questa maggioranza, ma poi se ne accorgeranno i cittadini, né su, né giù, né destra, né sinistra, si prenda una posizione riguardo alcuni aspetti. Che cosa si dice? La Presidente si è presentata in piazza, a Piazza Re di Roma, si è presentata anche ad Acca Larenzia? La Presidente si è presentata, per esempio, quando... Parliamo di estremisti, quando a Via Britannia è scoppiata la bomba davanti alla caserma dei carabinieri? Perché a me non risulta. E allora, se parliamo di estremisti, va bene, non ragioniamo destra e sinistra, ma parliamo di nomi, parliamo di fatti. Il tema delle foibe in questo municipio è stato portato per la prima volta sotto la giunta Fantino
con una grande discussione all'interno della commissione, forse il consigliere Ciancio se ne ricorderà perché non se n'era mai parlato, e continuiamo purtroppo a parlarne ancora poco, ancora troppo poco, questa è la verità. Allora raccontiamo ai ragazzi cosa è successo, raccontiamogli dei volti, delle persone, parliamo di fatti accaduti e ripeto, a Calarenzia è un simbolo, ma è un simbolo di ragazzi morti, ammazzati. È vero, da odio di una parte in quel caso, e ce ne sono stati anche altri da altre parti. E voglio sottolineare anche un'altra questione che è emersa. Si parlava di pacchi alimentari dati agli italiani. Ma ci rendiamo conto che questo avviene perché le istituzioni non sono in grado di sostenere le famiglie, non sono in grado di dare delle risposte? E allora è ovvio che ci siano delle posizioni diverse. È giusto per me che i pacchi vengano dati agli italiani? È giusto che comunque i pacchi vengano dati agli italiani, che qualcuno ci pensa. Mi dispiace dirlo, avete posizioni diverse, gli italiani sceglieranno, poi apro e chiudo parentesi, capiamo perché quando dico gli italiani sceglieranno poi vogliono far votare lo Ius Soli, ci torna tutto, così magari poi può votare anche qualcun altro. Detto questo, la condanna ad atti di violenza è una condanna che non fa Flavia Cerconi, non fa Carlone, non fa semplicemente Giuliano. È così, è scritto nelle nostre leggi. C'è bisogno di riscriverlo su un foglio? C'è bisogno di votare una mozione? Se la Presidente sta su un tavolo, il tavolo per la sicurezza, avrebbe già dovuto preoccuparsi di questa situazione, non avrà certo bisogno di un foglio di carta. E non voglio che questo pezzo di carta diventi semplicemente un modo per il Movimento 5 Stelle di dire: beh, noi l'abbiamo fatto, adesso che volete? Metteremo in campo forse un dibattito pubblico, faremo vedere che ce ne stiamo occupando. No, non funziona così, Presidente. Mi dispiace, non funziona così. Parlare di estremismo e risolvere l'estremismo significa andare alla fonte del problema. E se oggi, ragazzi, lo ripeto, trovano in determinati contesti una risposta, è perché altre risposte non le trovano. E il problema è che non stiamo dando risposte serie, non stiamo dando lavoro, non stiamo dando prospettiva, non stiamo dando futuro. È questo il problema. E concludo perché penso di essere stata abbastanza chiara. Io personalmente non voterò l'atto, ma non perché sono contro atti di estremismo, anzi ricordo benissimo la situazione per cui in Sala Rossa, sotto la Giunta Fantino, ci fu un incontro con centri sociali, movimenti per la casa e quant'altro, e mi azzardai, qualcuno lo ricorderà, a dire che in un caso o nell'altro, che sia di destra, che sia di sinistra, la legge va rispettata e che in questo municipio non può vincere il più forte per far soccombere il più debole, ma la politica deve metterci le mani, si deve sporcare le mani e deve prendere delle decisioni per far rispettare le regole. Fui fischiata, me ne andai e in più casi in questo municipio, a Cinecittà Est, via Eudo Giulioli, io sono stata scortata in macchina. Quindi non mi si venga a raccontare, e per questo ringrazio sempre le forze dell'ordine, perché in ogni caso sono sempre state corrette nel tutelare chi si trovava in una situazione di difficoltà. Non mi si venga a raccontare che è solo da una parte, non mi si venga a dire una cosa del genere. D'altra parte però io credo che questa non sia la soluzione del problema, perché non è semplicemente l'estremismo, è una conseguenza di quello che oggi c'è. Quindi le ripeto, io non voterò a favore e il vicepresidente farà la sua dichiarazione, ma per i semplici motivi che ho spiegato e che penso che abbiate ben capito. Vi rinnovo il mio invito a parlare delle situazioni rendendovi conto che si parla di uomini, di donne, di persone, di vite, non semplicemente di etichette che possiamo affibbiare ad una o ad un'altra parte. E in virtù di questo vi chiedo veramente serietà
e ragionamento prima di aprirle a bocca. Non usiamo il termine affiliazione, ci si affilia spesso ad una cosca malavitosa. Credo nella politica, credo nel partito, credo anche e soprattutto che siano il motore della società e credo che i ragazzi prima di tutti debbano partecipare alla vita di questo paese. Grazie. Ci sono altri interventi? Non vedo che ci sono altri interventi, se non sbaglio, quindi passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto, un po' sono state espresse, quindi non so se vogliamo passare direttamente alla votazione. Bene, passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Ah, ok, astenuti. Bene, vediamo il risultato. Sì, vi do tutto il tempo. Allora, sono 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 non partecipanti al voto.